Allora, buongiorno a tutti, solito quarto d'ora, mezz'ora accademico, ma insomma mezz'ora accademico a Roma è più la mezz'ora. Comunque insomma recupereremo sicuramente il tutto. Allora, siamo qui per riprendere l'attività. Tornando in macchina mi viene in mente che credo che siamo al 25ennale più o meno delle vaccinazioni, Maria. Dovremmo essere 1999, ci siamo quasi, quindi l'anno prossimo faremo i 25 anni di vaccinazione da parte della medicina generale, che è stata la grossa novità il 99, quindi abbiamo iniziato il secolo scorso, almeno questo ce lo possiamo prendere. E quindi i risultati sono tangibili, ovviamente ci sarà chi li porterà con i numeri su quello che è stato fatto. Ci accingiamo alla nuova campagna, dove riteniamo che la medicina generale debba ancora essere protagonista, come lo è stato in tutti questi anni, anche perché i numeri sono talmente a nostro favore che credo che non si possa fare nessun altro tipo di discorso. Ci sono più competitor non medici, tanto per dire, mi fermo qui, che possono lasciare qualche perplessità e problema, ma di questo poi andremo a vedere anche il ruolo, l'importanza e anche i numeri. C'è un protocollo nuovo, che poi in realtà non è nuovissimo, ma è molto simile, quasi identico a quello precedente. Ci stanno un pochino di problemi. Ho saputo adesso che nella mia ASL cambierà, adesso insomma da ieri o l'altro ieri, cambierà la modalità di richiesta, faremo anche noi la richiesta telematica, che per certi aspetti è meglio, ma sicuramente potrà creare qualche problema perché c'è l'introduzione della SPID per entrare in un certo sistema. Io credo che tutti ce l'hanno, forse sarà più semplice, non lo so, vedremo, ma in qualche modo dobbiamo anche qui aggiornarci, perché più facciamo in cooperazione applicativa, più facciamo in modalità informatiche, meglio è per tutto. Basta, non c'è molto altro da dire, c'è da cominciare anche per recuperare un pochino, e quindi, come ho accennato, c'è da parlare del nuovo protocollo operativo della Regione Lazio con la dottoressa Maria Teresa Sinopoli, che, sintetizzando, parlavamo prima, è comunque la responsabile della prevenzione e delle vaccinazioni nell'ASL 4 di Roma. Grazie dottoressa, la parola. La mia notoria divestichezza con la tecnologia è nota. Oddio, forse mi devo sedere, se no mi sa che non vedete le diapositive. Io inizio chiaramente ringraziando per l'invito, è veramente un piacere. Mi sentite? Ah, vabbè, facciamo questo. Va bene, quindi ringraziando chiaramente dell'invito. Io parlerò in maniera molto pratica, perché io come voi sto sul territorio, ci saranno ben altri relatori che ci parleranno di quella che è il vaccino. Noi che facciamo i referenti, insomma i coordinatori della campagna antinfluenzale, con questo protocollo ci lavoriamo non i canonici 3 mesi, ma praticamente 9 mesi almeno l'anno, quindi è assolutamente importante prendere degli spunti su quello che dobbiamo fare, quello che è vero che è stato fatto tanto, però è anche vero che guardando avanti insomma rimane ancora tanto da fare. Allora, anche qui il nuovo protocollo l'avete letto tutti, inizia dicendo vabbè, anche quest'anno non sappiamo se ci sarà il Covid, come saranno l'impatto delle altre patologie respiratorie, quindi vacciniamo per l'antinfluenzale. Questo è quello che noi abbiamo detto tutti noi almeno negli ultimi 3 anni, meglio comunque nel dubbio vaccinare per l'antinfluenzale. Certo, noi
vaccineremo la prossima campagna in un clima sempre più difficile, di stanchezza delle persone, perché purtroppo non si è passati dall'idea di un vaccino o più vaccini. E perché poi, oltretutto, voi che siete medici, insomma, che lavorate con gli adulti, e anche noi con gli adulti sempre di più ci lavoriamo, cioè io dico sempre, uno dice io sono adulto e vaccinato, quindi il mio dovere l'ho fatto quando, anzi l'hanno fatto i miei genitori quando erano piccoli. Allora, incominciare a parlare ormai di calendario della vita, si parla da tanto tempo, e incominciare a parlare del fatto della prevenzione dai 60 anni, cioè uno quando dice vabbè ma io devo lavorare fino a 70 e sono anziano per fare le vaccinazioni, è una cosa sempre più difficile, e sicuramente il medico di famiglia è quello che ha più strumenti di tutti, perché è quello che comunque ha un rapporto continuativo da più tempo con le persone. Poi benvengano tutti, perché chiaramente si vince tutti insieme o si perde tutti insieme, però voi uno strumento in più sicuramente ce l'abbiamo. E allora ho fatto un paio di riflessioni, vabbè, chi vaccinare? Il protocollo voi lo sapete, ce lo dice, ci sono delle categorie, massima priorità. Il primo sono gli operatori sanitari, oddio, nota dolente, io sono sicura che tutti noi ci siamo vaccinati, ma quando abbiamo visto insomma, tutti i medici e anche infermieri, non le dico le ostetriche e via dicendo, insomma, delle nostre ASL, ci siamo resi conto col Covid quello che c'è stato. Io ormai mi vaccino, sono 3-4 anni che il DG dice vabbè, veniamo, facciamo venire la televisione, ci vacciniamo tutte e due in diretta, quindi almeno ho la testimonianza, però insomma non è proprio così importante. Poi chi è ricoverato nelle strutture a lunga degenza, le vaccinazioni a domicilio, quindi prettamente utenti che sono seguiti e che sono assistiti dal medico di famiglia, le donne in gravidanza nel postpartum. E poi arrivano gli altri. Io qua vi ho selezionato per esempio bambini tra 6 mesi e 7 anni, perché una piccola differenza qua c'è. L'anno scorso i bambini, che sappiamo che sono i maggiori untori, c'era l'offerta attiva e gratuita tra maggiori di 6 mesi e minore di 6 anni. Quest'anno c'è un anno in più, che significa che anche i medici di medicina generale avranno una piccola quota di bambini sani, oltre che malati, da dover vaccinare. Perché è vero che magari a Roma, cioè io i miei figli li ho tenuti fino a 14 anni ed oltre dal pediatra, ma nei paesi che ne so, che ho io, a Torrita Tiberina, dove il pediatra non c'è e il genitore si deve prendere la macchina, andare nell'altro paese, siccome il medico di medicina generale, dico come la posta ai carabinieri, in ogni paese comunque ci stanno, appena compiono 6 anni li portano dal medico di medicina generale. Quindi questa consapevolezza secondo me è assolutamente importante. Poi tutti quelli affetti da patologia, e poi ci sono tutto il resto, donatori di sangue, forze dell'ordine, chi svolge lavori socialmente utili, chi è a contatto con soggetti a rischio. E va bene, questa abbiamo la tempistica. Allora io mi sono chiesta, ma c'è qualcuno che non dobbiamo vaccinare dell'antinfluenzale? Guardate, secondo me no. Perché mi ricordo l'anno scorso si vaccinavano chiaramente con l'antinfluenzale nel lab del Covid, mi chiamano gli infermieri, c'era un medico Oscar giovane che non voleva fare l'antinfluenzale a una signora che si era prenotata, e allora tutti chiaramente lo facciamo, mi hanno detto no, io applico il protocollo della regione Lazio. Ho detto scusa, ma tu a questa persona hai chiesto se è convivente con un anziano, con un bambino, con una donna in gravidanza, con un soggetto che sta male, che tipo di lavoro fa? No, e allora tu il protocollo della regione Lazio non l'hai chiesto, perché poi in realtà la regione ti dice anche un'altra cosa, e proprio se troviamo quello che non ha nessuna patologia, anche quello lo possiamo vaccinare, lo vacciniamo gratuitamente, paghiamo la prestazione, l'unica cosa vaccinatelo un pochino più tardi, visto che per
rischiare di non consumare tutti i vaccini a quelli che chiaramente hanno la priorità e che dobbiamo vaccinare subito. E allora, vaccinazione degli operatori sanitari, io non parlo perché sappiamo che le vaccinazioni per gli operatori sanitari sono tutte un problema, non solo l'antinfluenzale. L'anno scorso sono in tutta la regione Lazio, fatta da medici, servizi e quant'altro, sono stati vaccinati circa 24.500 medici. Sono tanti o sono pochi? Ma penso che siano pochi. Il dato che però voglio mettere in considerazione è che sono stati il 20% in meno rispetto a quelli vaccinati l'anno precedente. Quindi questa paura e questa spinta del Covid la stiamo perdendo. E quindi è veramente un atto di coscienza quello che tutti noi dobbiamo fare, insomma, perché è vero che staremo pure magari una settimana a casa, però insomma un po' di problemi li faremo. E poi le strutture sanitarie, questo è quello che dice il protocollo, che io ho voluto puntualizzare anche perché voi le strutture insomma residenziali e sociosanitarie, dove il protocollo dice è fondamentale vaccinarli per prima e concludere almeno entro la metà di novembre. Dobbiamo, le ASL devono vigilare ed è prioritario perché sappiamo che qualsiasi patologia respiratoria in una RSA diventa un grosso problema e lo sappiamo. Allora, piccola nota dal territorio, chiaramente ho preso la mia ASL, dove l'anno scorso chiaramente ho fatto un recall costante a tutte le 120 strutture del territorio e poi chiaramente ai colleghi medici che gli dicevo andate a vaccinarli, dove è chiaro che abbiamo iniziato il 10 novembre, hanno risposto il 50% delle strutture, ma il dato era che solo il 39% delle persone erano state vaccinate. Al 21 novembre le strutture che avevano risposto erano l'81% e i vaccinati erano il 53%. Al 7 dicembre avevano risposto quasi tutti, il 94%, i vaccinati erano stati il 73%. Siamo arrivati al 30 dicembre, tutte le strutture avevano risposto, i vaccinati erano l'89%, 6% rifiutati, quindi avevamo raggiunto il 95%. Però il timing sulle strutture, sulle RSA e tutte le strutture per anziani è fondamentale. Quindi è veramente un invito che faccio a noi, a voi, vacciniamoli per prima, vacciniamoli subito, vacciniamoli per tutto, se possibile, vacciniamoli per l'antinfluenzale, ma vacciniamoli per lo pneumococco, perché il tasso di copertura dello pneumococco è veramente molto basso. E poi, vabbè, voi lo sapete, abbiamo superato finalmente questa intoccabilità delle donne in gravidanza e quella indicazione che le donne in gravidanza si vaccinavano solo nel secondo e terzo trimestre. Si vaccinano in tutto l'arco della gravidanza, gli si associa, penso che insomma la dottoressa Rosetti è più che d'accordo, gli si associa tutto quello che potete associare, soprattutto si vaccina anche nel postpartum, quindi medici di base, pediatri che vedono i bambini, i servizi vaccinali che vaccinano i bambini, per favore vacciniamo pure i genitori, così almeno questi neonati veramente piccoli li proteggiamo. E l'obiettivo della campagna, abbiamo questo 75% che per noi è una spada di Damocle, chiaramente è una specie di meta lì. Via. Che cosa abbiamo fatto l'anno scorso? Gli over 65 abbiamo raggiunto il 61%. Il fatto positivo è che però rispetto all'anno precedente non abbiamo perso, quindi almeno gli anziani hanno tenuto, contrariamente agli operatori. Però che cosa fa la differenza? La differenza la fa questo, lo fanno i singoli. Ora ve lo spiego. Io ho chiesto ai referenti
referente ai capi distretto delle 4 della mia ASL, di praticamente farmi 4 incontri con i pediatri. Questi sono gli istogrammi dei 220 medici di medicina generale della mia ASL, che è quello che loro hanno vaccinato, non la copertura per utente. Li ho messi tutti insieme, poi li dividerò per distretta, ad ogni collega manderò la sua posizione. Il problema è che partiamo dall'8% di copertura degli over 65 al 100%, e il determinante non è la numerosità, perché queste persone che stanno qui sono tutti massimalisti, quindi quello che fa la differenza è il vostro impegno, la vostra convinzione, il lavoro e la, direi, la fiducia che voi avete acquistato nel corso degli anni. Io spero che su questo noi lavoriamo sempre di più, però ve l'ho voluto portare come dato di valore su quello che fa il singolo, perché secondo me è vero che l'organizzazione è importante, ma il singolo è determinante. Gli obiettivi poi, vabbè, il 40% degli operatori sanitari, i tra i 60 e i 65 anni, e anche il 40%, e poi anche qui il 30% dei bambini tra 6 mesi e 7 anni, cosa proprio assolutamente difficile. Ci sono degli obiettivi di performance che sono legati soprattutto alle ASL, a noi, cioè la Regione ci chiede ogni anno di chiamare delle categorie. Ora, quest'anno, dall'anno scorso, sono i bambini, e i bambini tutto sommato per me è facile, ho un sistema computerizzato e mi hanno firmato automatizzato, mi hanno firmato la scheda, ho tutto dematerializzato, tutti quelli che mi hanno firmato la privacy li prendo, li seleziono, gli mando un messaggio, uno smart sms, gli dico andate dal vostro pediatra oppure venite da noi, gli mando un QR code, posso accedere all'app di prenotazione valida della nostra ASL, valida per adulti e per bambini, e se vogliono si prenotano. Poi è chiaro che il lavoro dei pediatri e tutto il resto. Poi ci sono i diabetici saranno 10 anni che la Regione ci chiede di chiamarli, diabetici tra i 18 e i 64 anni. E quindi a questo punto che cosa ho fatto? Quest'anno ho avuto delle persone prese dalle categorie protette, quindi che potevano fare un lavoro rutinario. Ho preso i 7.200 diabetici che lo scorso anno mi hanno mandato la Regione da chiamare con le lettere, quello che facciamo tutti noi di tutte le ASL, e io ho detto venimi quanti Covid, quanti influenzali, quanti pneumococchi hanno fatto. Io i dati non ve l'ho fatti perché veramente mi sono cadute le mani. Il Covid si sono vaccinati tutti per la prima dose, 91%, ha tenuto fino alla terza dose, la quarta dose era 10%, dei diabetici sto parlando. Quando è finito l'obbligo, l'antinfluenzale, andavamo al di sotto del 30% e lo pneumococco andavamo al di sotto del 15% con una sequenziale veramente bassissima. Quindi veramente per tutti noi, cioè il lavoro, noi possiamo mandare tutte le lettere che vogliamo, ma se non abbiamo la chiamata fidelizzata ad hoc di tutti quanti noi, e voi in primis, poi gli specialisti, insomma, mi sembra molto difficile che andiamo avanti. E poi, vabbè, due cose su come viene assegnato il vaccino. Voi lo sapete, la Regione fa queste statistiche per classe di età, vede in base alla vostra, insomma, alla composizione dei vostri pazienti, fa delle associazioni, delle assegnazioni che sono individuali e molto puntuali, divise per categorie. Vi è arrivata, presumo, la lettera del coordinatore della campagna o la mail che vi dice questa è la vostra assegnazione, diteci
quello che volete, quello che dovete fare, e hanno aumentato del 5%, cosa non facile, perché convincere poi le persone non è proprio una cosa di, insomma, facilissima. E ci dice che entro praticamente il 2 ottobre dovete avere almeno il 50% dell'assegnazione. Dobbiamo almeno, cioè, voglio dire, concludere prima, perché lo sappiamo che la campagna anti-influenzale si decide in quel mese e mezzo. La gente poi, una volta che è passata, cioè che è passato il periodo coso, cioè non lo vuole fare, la gente viene, quel momento il medico il vaccino ce lo deve avere, perché torna dopodomani e magari non te torna più. E uno ha passato tutto questo tempo per poterlo chiamare. E ci dice anche le dosi in più rispetto a quello che avete richiesto devono essere date se le registrazioni sono state almeno l'80%. E una cosa importante è che chiaramente all'interno dell'UCP è cosa buona e giusta aiutarsi a scambiare le vaccinazioni, a scambiare i vaccini. La preghiera è quella di farla sapere, perché altrimenti di comunicarlo alla vostra ASL, perché altrimenti poi il conti a volte i pagamenti, cioè ci sono sempre, poi tutto mettiamo a posto, però sempre in maniera diciamo un pochino faticosa, sia per noi che per voi. E chiaramente, vabbè, questo è chiaro, la registrazione che sia puntuale entro il lunedì della settimana successiva, ma io penso che quando vedo i colleghi che mi dicono non ho registrato niente, dico, Dio, mettere poi registrare 300 vaccini tutti insieme con la scadenza e quelli che ti chiamano, se lo facciamo subito sicuramente è molto più importante. La raccomandazione è quella di verificare se i conti tornano, e quello è un problema di software house, cioè capire se quello che avete registrato sul vostro gestionale di studio in realtà è quello che poi è passato, perché questo è un problema che può capitare per tutti, per voi, per le ASL e via dicendo. Quindi chiaramente è un problema di software house del gestionale. E poi quanti vaccini ce ne abbiamo? Ce ne abbiamo per fortuna sempre di più, anche perché avere pochi vaccini, insomma, almeno averne più di uno ci mette al riparo anche dalle eventuali carenze. Poi chiaramente serve per fare una medicina più di una vaccinazione di precisione. Quindi abbiamo i soliti bambini sotto i 2 anni, che l'unico vaccino autorizzato è quello, il cosiddetto nome e cognome, il Vaxigrip tetra. E tra 2 e 7 anni si fa l'influenza tetra, a meno che chiaramente, cioè, l'influenza tetra è un vaccino nasale facile che dà anche una protezione nasale, però è un vaccino vivo attenuato. Quindi è chiaro che un bambino di quella categoria che magari ha una patologia, cioè un deficit, voglio dire, a questo punto preferisco uno degli altri 2 vaccini autorizzati da 2 anni in più in su, o il Vaxigrip tetra, o soprattutto il flu. C'è il Vax. E le persone, anzi, le persone tra i 7 e i 64 anni che hanno una patologia, gli utilizziamo il Flucelvax tetra, perché c'è un pochino, togliamo un po' di quelli che sono i bias legati, sapete, alla coltivazione sulle uova. Tutto il resto, che ne so, i conviventi, insomma, quelli che lo fanno per lavoro, per qualsiasi altra cosa, utilizzeremo il Vaxigrip tetra. Sopra i 65 anni, e questo noi nel Lazio è da tanto che lo sappiamo, anche se poi Roberto vi dirà che conquista è stata nell'Italia il Fluad tetra, e l'Efuelda, che è il cosiddetto alto dosaggio, che l'anno scorso abbiamo veramente avuto in pochissime dosi, comunque viene riservato agli over 80, quelli che sono istituzionalizzati e nei vaccini a domicilio. Ma la cosa più importante è quello che è stato scritto sul protocollo, che comunque ciascun prodotto può essere utilizzato sulla base delle indicazioni contenute nell'RCP. Perché io vi pongo, ma se io ho un trapiantato di 61 anni,
E c'è un altro vaccino, comunque, a parte che usiamo tutto anche in off-label, ma c'è un vaccino autorizzato a partire dai 60 anni, e questo è un trapiantato che fa terapia immunosoppressiva. Scusate, io gli offro un vaccino che è a maggiore efficacia. Quindi la valutazione del medico è assolutamente fondamentale. Io non mi dilungo perché lo parlano, ma poi sapete che la campagna, il protocollo dell'antinfluenzale va a braccetto col protocollo dell'opneumococco. Le categorie sono più o meno le stesse: over 65, operatori sanitari e tutte le persone che hanno la presenza di patologia. E poi chiaramente una campagna che noi da tempo facciamo nei bambini, dove anche nei bambini, nei neonati, abbiamo sempre più una forbice che si allarga tra l'esavalente e l'opneumococco. Se un neonato 6-7 anni fa mi faceva a tutti, cioè voglio dire, esavalente e pneumococco, adesso sempre un po' di più qualcuno ti dice che l'opneumococco non lo vuole fare, e questo è preoccupante, perché se ci calano le coperture nei neonati, con gli adulti diventa veramente un grandissimo problema. Anche qua il medico e l'operatore ha un'importanza fondamentale per scegliere il vaccino e quello che utilizzare. Diciamo che il principio è che dobbiamo usare il vaccino con il più alto numero di ceppi, quindi nei bambini sotto i 2 anni abbiamo il 15 valente, il Vaxneuvance, che utilizziamo anche sotto i 18 anni per il recupero serologico, perché se adulto o bambino che sia, cioè qualcuno che ha fatto un 7 valente, va fatto il recupero sierologico con il vaccino a più alto dosaggio che abbiamo, che se sotto i 18 anni sarà il Vaxneuvance, e visto che ancora la Pexar si aspetta, però ancora è autorizzato fino dai 18 anni in su, se ha voglio dire sopra i 18 anni facciamo la Pexanar. Gli adulti che iniziano il ciclo vaccinale chiaramente con la Pexanar, però io vi ho segnato un'età importante che dovremmo segnarci tutto, che è quello tra i 18 e il compimento dei 18 anni e il giorno prima che si compie i 19 anni, perché i ragazzi che sono diventati maggiorenni in quella fascia hanno diritto a un sacco di cose e non lo sanno. Hanno diritto al recupero dell'opneumococco, se vogliamo parlare, ma hanno recupero alle meningiti, all'HPV, quindi è importante. È vero che i ragazzi di quell'età li vedete poco, ma magari qualche volta capita, anche solo per venirsi a fare il certificato dell'attività sportiva per andare in palestra. Digli: guardate, in questo momento potete decidere voi, avete diritto alla gratuità di un sacco di cose. È un messaggio che voglio dire, penso che il medico debba dare. Chiaramente tutti quelli che hanno fatto il vaccino con il 13 o il 15 valente faranno la sequenziale con il Pneumovax, e la regione ti dice ancora: se è un soggetto fortemente depresso, scegli, la valutazione clinica è fondamentale per capire se deve fare un 20 valente o la sequenziale, anche se poi ci faranno vedere, ci sono belle novità. E se ancora qualcheduno di voi avesse del Prevenir 13 nello studio non scaduto, fateglielo a chi non è la popolazione target. Io concludo facendomi un po' di pubblicità, non mi capita mai di avere tanti medici di medicina generale come uditori, e vi faccio vedere un convegno che noi faremo il 30 settembre in un posto molto bello, che è il Castello di Santa Severa. Chi vuole sicuramente si può prenotare. Si parla del rischio di non fare, il rischio di non associare, il rischio di non consigliare, perché è ugualmente rischioso non fare una vaccinazione che farla. Avremo il professor Macri e poi parleremo di qualcosa che Maria ha detto con gli ordini dei medici, degli infermieri, delle professioni sanitarie e dei farmacisti. In realtà, se si fa, chi deve fare, che cosa può fare? È chiaro che la valutazione del rischio è un atto medico, tutto il resto vediamo. Grazie dell'attenzione, spero di
di non essere andata fuori. Assolutamente, grazie dottoressa, perfettamente nei tempi. Certo. Certo. Sì. Allora, da un punto di vista, allora poi ve ne parlerà, da un punto di vista invece io parlo tecnico della registrazione, c'è stato un grande gap per molto tempo, perché era assurdo che un medico di medicina di famiglia o un pediatra non potesse vedere quello che ha fatto il proprio paziente. Adesso si può fare, quindi sull'AVR ci si può andare, lo potete, è questione, io allora... E ancora credo che non sia fattibilissimo, ci sono alcuni software che riescono. Ci sono problemi di software. Esatto, esatto. Ed è un problema di, quindi probabilmente dovete lì contattare le vostre software house. Esiste un anno in cui non c'è stato il passaggio, perché l'assurdo era che in un anno, almeno quello che avete fatto voi, le vaccinazioni fatte dai medici venivano registrate su SIMED e poi riversate sull'AVR, quelle fatte dai servizi passano sull'AVR. I pazienti, a me è capitato gente che si è prenotata per fare lo pneumococco e l'aveva fatta l'anno prima da noi. Quindi sinceramente nel dubbio facciamolo e non ci creiamo problemi, tanto ne abbiamo dato un esame in più e male sicuramente non li abbiamo fatto. Anzi usiamo il vaccino a più alto dosaggio che abbiamo, perché almeno siamo sicuri che qualunque ne hanno fatto gli abbiamo dato un richiamo. Penso che Rita sia assolutamente d'accordo. Sì. Io ecco, il problema l'abbiamo posto più volte in regione, l'accesso in AVR. Noi leggiamo i Covid, li leggiamo abbastanza facilmente, sull'influenzale c'è qualche problema, il problema è nel passaggio dei bambini al medico e adesso c'è giustamente, come diceva la dottoressa Stirpe, il problema dei medici che vanno in pensione e dei nuovi di cui non abbiamo. Un software, credo che sia CARE, riesce a leggere per motivazioni legate alla produzione del software stesso. Abbiamo problemi con Medico 2000 e con 1000 Win. Ma vedi, la stessa cosa era da noi, perché non riuscivamo a leggere quello che aveva fatto il medico. Ma è normale che un anziano... Noi l'abbiamo posto al tavolo della campagna e sì, dovremmo risolverlo. È vero, c'è un problema con le software house di cooperazione applicativa, ma è una banalità, debbono collegare i fili, credo che ce la faremo insomma in qualche modo. Beh, adesso spero di sì, spero che anche la nuova VR che noi stiamo, dire, su cui stiamo lavorando parecchio, incrementando, possa essere d'aiuto, lo spero, perché non si va da nessuna parte se tutti assolutamente non vediamo tutto. Poi si vede i dati del singolo paziente, non è che ci interessa a noi lo schema generale, no? Noi dobbiamo entrare su Mario Rossi e vedere qual è la situazione. La stiamo seguendo in regione, quando riusciremo a sederci in regione? Sull'influenza l'abbiamo fatta, ci manca il quadro generale, che purtroppo non riguarda solo questo. Grazie dottoressa Sinopoli. Ancora un invito ai colleghi, ha detto una cosa sacrosanta, ma che ci vuole a registrare la vaccinazione online? È veramente un minuto. Devo dire che la stragrande maggioranza lo fa, perché i dati che ci manda il buon Volpe, che ci massacra ogni lunedì con tutti quanti i dati, però ci dicono che ci stanno i meno complianti, e gli ipercritici come sono stati chiamati, ma lì c'è anche un qualche problema che purtroppo dobbiamo affrontare, ed è il problema legato anche a chi sta andando in pensione. Quindi paradossalmente abbiamo i nuovi entrati che hanno poche scelte, ma magari ne avranno tante a novembre, è un problema pratico che in qualche modo si deve risolvere. Allora, andiamo avanti nel discorso, dottor Ieraci, credo che insomma Ieraci è la vaccinologia, consulente della Regione Lazio e non solo, i vari titoli li sappiamo,
Prego solo Roberto di stare nei tempi per motivazioni, conoscendo di come ti butti avanti, quindi eventualmente mi permetterò di dirti grazie Roberto, vai avanti assolutamente, è la passione. Beh, infatti ho detto, ringrazio dell'invito, ovviamente con la Fimige c'è una collaborazione ormai lunghissima nei tempi, quindi ringrazio Maria, ringrazio Alberto, ringrazio tutti da questo punto di vista. Ovviamente mi tocca il compito di fare un focus sulla vaccinazione antinfluenzale, ma soprattutto su tutto quello che è successo in questi anni. Finalmente, con grande piacere, siamo arrivati al concetto di appropriatezza, ed è un concetto molto importante. Ovviamente c'è da comunicare in maniera trasparente. Forse negli anni passati sulla vaccinazione antinfluenzale si sono commessi gli stessi errori che si sono commessi sulla vaccinazione Covid, e probabilmente si faranno anche per altri vaccini, perché un dato fondamentale è che il calendario nell'età anziana sta diventando veramente affollato, non solo antinfluenzali, non solo Covid, ma anche RSV adiuvato e nonno, pneumococco, con tutto quello che significa, perché anche sullo pneumococco ne parlerà la Carsetti, ma siamo in un momento di svolta dal punto di vista tecnologico, perché finalmente stanno per arrivare nuovi vaccini, non solo da polisaccaride, ma proteici più polisaccaride, che finalmente potrebbero essere il santo graal della vaccinazione antipneumococcica. Detto questo, dal punto di vista logistico operativo, ovviamente per gli attori sul campo, soprattutto sui medici di famiglia, che sono gli attori principali delle campagne di vaccinazione all'età anziana, può nascere un problema, soprattutto se non si hanno le conoscenze culturali sulla cosiddetta cosomministrazione. Ovviamente è una sintesi abbastanza rapida di quello che potrà avvenire nei prossimi mesi, perché la nostra regione da anni ha una campagna di vaccinazione improntata su due elementi fondamentali, che sono l'appropriatezza, perché è un discorso mutuato da me a partire dal 97 sui vaccini potenziati. Ecco, io adesso adopererò molto questo concetto di vaccino potenziato. Sì, ok. Perfetto, perfetto. Sì, grazie, grazie. Ok. Mi sentite bene adesso? Allora, inutile, non mi dilungo sull'aspetto epidemiologico che voi conoscete benissimo. La scorsa annata i virus influenzali hanno co-circolato con il SARS-CoV-2, con l'RSV e con altri virus respiratori da questo punto di vista. Noi il target principale sono gli anziani, ma non solo gli anziani, anche gli immunocompromessi e i vulnerabili. Il concetto di vulnerabilità, che finalmente noi abbiamo scoperto soprattutto per effetto della vaccinazione Covid, perché abbiamo scoperto che in questo paese esistono tantissimi vulnerabili. È chiaro, l'immunosenescenza negli anziani è un problema specifico, particolare, perché che cosa succede? L'immunosenescenza determina influenza la funzione delle cellule immunitarie native e adattative, determinando una maggiore suscettibilità alle infezioni, e soprattutto nei confronti delle malattie prevenibili dai vaccini. Quindi abbiamo l'influenza, il Covid, gli aderovirus, la malattia pneumococcica, l'HZ per certi aspetti, anche se lì è un razionale scientifico differente, ma tutto questo crea una maggiore vulnerabilità all'infezione, una maggiore suscettibilità alla severità e alle sequele di queste malattie prevenibili dai vaccini. Io segnalo questo bellissimo articolo che è stato su Nature, sulla questione dell'età. L'età è il fattore più grave per gli esiti gravi del Covid, ma anche per l'influenza. E lo vedremo, sarà anche per l'RSV, perché l'RSV per anni abbiamo sottaciuto il carico di malattie negli anziani, soprattutto gli immunocompromessi. Oggi come oggi finalmente abbiamo nuove tecnologie, abbiamo nuovi vaccini che ci permetteranno di arginare questo burden disease, che non è a livello globale da questo punto di vista, non è soltanto nei paesi a alto reddito. Quindi, cosa succede negli anziani? Immunosenescenza, infiammazione, presenza di citochine infiammatorie che
praticamente provocano una maggiore suscettibilità, funzionano come trigger di malattie e soprattutto aumentano la suscettibilità alle infezioni da parte del paziente. È chiaro che immunosenescenza e infiammazione e infezioni sono legate in una relazione fisiopatologica che si influenza a vicenda, creando un circolo vizioso di maggiore suscettibilità all'infezione, ma anche di tante malattie croniche degenerative che creano il concetto di fragilità, che la denominazione di fragilità è una cosa complessa. Sicuramente è una sindrome geriatrica in cui ovviamente c'è una maggiore suscettibilità alle infezioni, ma anche un problema di influenza reciproca di cui parlavo prima tra immunosenescenza e questa presenza di citochine infiammatorie a basso dosaggio. È evidente che cosa succede negli anziani. Perché io mi rivolgo a questa categoria? Innanzitutto la categoria principale vostra, perché ovviamente noi abbiamo questo target che sono gli over 65, da qualche anno abbiamo diciamo gli anziani diversamente giovani, che sono tra i 60 e i 64 anni. Ma cosa succede realmente? Uno, perché gli over 65 hanno una maggiore suscettibilità agli esiti gravi della malattia. Due, il secondo dato, rispondono meno alle vaccinazioni. Quindi conoscere il ruolo dell'immunosenescenza e dell'infiammazione ci permette di che cosa? Di sviluppare nuovi vaccini per gli anziani. Perché questo è il vero nocciolo del problema. E come si ottiene tale approccio? Attraverso l'utilizzo di adiuvanti. Ma sai, noi utilizziamo adiuvanti forse dalla nascita dei vaccini, ma oggi come oggi la nanobiotecnologia ci mette a disposizione di nuovi adiuvanti, sempre più sofisticati, sempre più immunostimolanti. E poi vedremo, faremo un accenno anche su questo. Quindi utilizzo degli adiuvanti, utilizzo delle high dose. E questo poi io farò un discorso anche sui vaccini Covid, perché sicuramente i medici famiglia saranno coinvolti alle regioni in prima persona e massicciamente per quanto riguarda i vaccini Covid. E poi i vaccini ricombinanti. Noi da anni aspettiamo questo famoso vaccino ricombinante utilizzato estesamente sul mercato americano. Quest'anno è arrivato in Inghilterra, ma per quanto riguarda l'Italia non è arrivato. Ricordo che il vaccino ricombinante, oltre a essere ricombinante attraverso la tecnologia del DNA, è anche un vaccino ad high dose, perché contiene tre volte la quantità del dosaggio standard di emoglutinina. Oppure, successivamente, in un futuro che è domani, utilizzare piattaforme nuove che possono indurre una risposta immunitaria più robusta, più duratura, perché diciamocelo chiaro, ecco perché vi invito a comunicare in maniera trasparente qual è la realtà degli attuali vaccini disponibili. È chiaro che la disponibilità più ampia di vaccini potenziati, adiuvati, ad high dose e ricombinanti, migliora l'efficacia media dei vaccini antinfluenzali. Però noi sappiamo che anche se i vaccini antinfluenzali sono raccomandati in larga parte, fortemente, per il pubblico in generale, ma in particolar modo per gli anziani, le donne in gravidanza e i soggetti con malattie croniche, noi sappiamo benissimo, e voi lo sapete più di noi, che conoscete bene i vostri pazienti, l'accettazione del pubblico non è certo l'ideale. Ecco perché noi dobbiamo lavorare sempre di più utilizzando vaccini più efficaci per gli anziani. Tanto io arrivo a dire che l'utilizzo di vaccini a dosaggio standard negli anziani, oggi forse no, ma tra qualche tempo sarà considerato una malpractice, a meno che non arriveranno future piattaforme dalla mRNA oppure antigeni nanoparticellari adiuvati con nuovi adiuvanti che ci potranno conferire e dare la possibilità di vaccini più efficaci sugli anziani. Un cenno sugli adiuvanti, perché storicamente noi siamo legati, vi ricordo che io ho utilizzato il trivalente adiuvato a partire dal 97, il primo forse in Europa, perché fin dall'inizio mi sono reso conto di questo problema dell'immunosenescenza e quindi della riduzione della risposta immunitaria degli anziani. È chiaro che ovviamente le nanobiotecnologie ci hanno messo a disposizione anche i vaccini mRNA, sono vaccini adiuvati, perché la nanoparticella è un composto di lipidi
ovviamente che in quel caso funziona specificamente come vettore, perché aiuta la liberazione all'interno della cellula dell'mRNA, ma in fondo sono vaccini adiuvati. Ma oggi, quest'anno, avremo a disposizione tantissimi di questo tipo. Anche la stessa, e io qui lancio il sasso, vaccini mRNA a basso dosaggio, a più elevato dosaggio, il medico di famiglia, che è un clinico, ai fini della vaccinazione di precisione, della vaccinazione personalità, deve avere a disposizione tutti gli allestimenti che noi avremo. Vi dico subito una cosa, sicuramente per i vaccini Covid voi non avrete a disposizione i monodosi, e questo è uno schiaffo alla provvidenza, perché significa spreco, perché in questo momento forse qualche azienda prometterà nella fase finale una certa disponibilità di monodosi, ma d'altronde questo deve essere molto importante. Non mi dilungo molto sul discorso degli adiuvanti, che funzionano come immunostimolanti o come vettori, perché questo come in forma virosomiale, vi ricordate che c'era un vecchio vaccino antinfluenzale virosomale, oppure in funzione di liposomia, oppure adesso queste nanoparticelle lipidiche o polimeriche adiuvate con un nuovo adiuvante che è Matrix, che sta acquisendo prestigio e importanza a livello mondiale, perché il secondo vaccino contro la malaria utilizzato nei bambini dell'Africa subsahariana è un vaccino ricombinante adiuvato con questa, diciamo, adiuvante estremamente efficace. Ovviamente io adesso vi farò alcuni messaggi chiari su questa questione. Gli anziani che utilizzano vaccini potenziati hanno migliori risposte immunitarie sia di tipo morale che cellulare rispetto agli anziani che utilizzano vaccino antinfluenzale a dosaggio standard. Quindi la formulazione del vaccino è determinante per definire l'entità delle risposte immunitarie, in particolar modo della risposta cellulomediata. Io qui c'è un lavoro bellissimo pubblicato ad agosto del 2023 sull'importanza delle valutazioni economiche. È chiaro che è molto importante. Oggi molti paesi europei raccomandano vaccini potenziati, ma come è nata questa raccomandazione? Sull'utilizzo di strumenti di valutazione economica armonizzate con la valutazione delle prove del mondo reale, perché noi sappiamo che le prove del mondo reale sono prove importanti, rivolte soprattutto a endpoint, rivolte al paziente, come i ricoveri ospedalieri. Quindi armonizzazione degli studi di costo efficacia con le prove del mondo reale sicuramente può e deve sostenere la raccomandazione dei vaccini antinfluenzali potenziati negli anziani in Europa, per quanto ci riguarda. Ovviamente, perché io mi sono rivolto a questo gruppo? Perché c'è un motivo importante. La vaccinazione di successo nell'età anziana è un punto di riferimento per gli altri gruppi. Perché? Perché gli anziani sono il gruppo di cartina di tornasole, cioè nel senso, perché? Perché soffrono di più di esiti gravi dell'influenza, rispondono di meno alla vaccinazione. È chiaro che una vaccinazione di successo può aiutare moltissimo la compliance, l'accettazione, l'uptake, l'accettazione del vaccino, che ripeto, l'accettazione del vaccino antinfluenzale, come sta succedendo sul vaccino Covid, in questo momento non è l'ideale, per tutta una serie di errori comunicativi. Quindi le nuove piattaforme mRNA, vedremo, gli antigeni nanoparticellari, però in questo momento abbiamo a disposizione un'ampia disponibilità di vaccini potenziati. Finalmente la circolare del Ministero, ci abbiamo messo 25 anni a ottenere, in cui c'è una specifica raccomandazione. È chiaro che se io mi rivolgo con attenzione a questo, vedo che la circolare forse non ha sortito gli effetti sulle gare regionali, forse sulla Lombardia e sul Lazio che erano partiti prima, ma le altre regioni più o meno stanno zoppicando, giustificandosi con la presenza di capitolati precedenti alla circolare. Però io ripeto un concetto che deve entrare nella vostra memoria: utilizzare un vaccino a dosaggio standard negli anziani, per me, come super esperto in questo campo specifico, rimane una malpractice, perché c'è anche un altro grosso problema. Uno studio americano pubblicato ad agosto indica chiaramente
perché l'efficacia della vaccinazione nei confronti del ricovero, quindi nei confronti di un endpoint primario, diminuisce da un mese all'altro, soprattutto per quanto riguarda il sottotipo AH3N2, che è il sottotipo influenzale più aggressivo negli anziani. Quindi io penso che il concetto l'abbiamo espresso, non mi dilungo più. È chiaro che il peso della malattia influenzale varia ogni anno. Sicuramente i vaccini antinfluenzali sono uno strumento formidabile di sanità pubblica e devono essere effettuati, somministrati con una comunicazione personalizzata che solo il medico di famiglia può fare. La dottoressa Sinopoli ha elencato moltissimo le indicazioni, gli inviti dalla parte della ASL. No, no e no. È il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta che conoscono i propri pazienti, conoscono l'anamnesi e possono personalizzare la tipologia di vaccino e soprattutto sono molto più vicini a quel paziente con tutte le sue problematiche. Io dico l'ultima parola, negli ultimi 15 anni la efficacia nei confronti della malattia clinica dell'infezione è stata abbastanza scadente da questo punto di vista. Però nei confronti delle malattie gravi e degli esiti gravi dell'influenza, i vaccini antinfluenzali attuali, potenziati, conservano un'efficacia abbastanza adeguata da questo punto di vista. Su questo bisogna essere convinti e soprattutto le conoscenze devono aggregarsi a quelle capacità comunicative che voi nei confronti dei vostri pazienti sicuramente avete molto di più rispetto ad altri professionisti. Su questo non mi dilungo ancora di più, l'adattamento sull'uovo, ne ha già parlato Teresa su questa questione, però questo è il concetto che deve passare. Nei pazienti anziani e nei pazienti immunocompromessi, utilizzare vaccini potenziati. Che significa questo? Che il Fluvax potenziato va utilizzato nei pazienti reumatici, nei pazienti con cancro e in tutti i pazienti, nei pazienti immunocompromessi, per malattie di base o per terapia seguente. Mai utilizzare un vaccino in rapporto all'età, ma utilizzare un vaccino potenziato in questi soggetti che hanno già una minore risposta immunitaria legata alla loro patologia di base o alle terapie che loro fanno da questo punto di vista. Non mi dilungo sull'ACIP, anche l'ultima raccomandazione di agosto del 2023 dà questa raccomandazione specifica. E qui non voglio entrare tra i vaccini vari potenziati perché ci sono tanti studi, ovviamente non ci sono studi randomizzati per preferire un vaccino potenziato uno rispetto all'altro. Io il vaccino ricombinante è considerato equivalente al vaccino adiuvato e il vaccino ad high dose, ma questo lo dice anche il comitato consultivo inglese. E ripeto, il comitato consultivo inglese, voi sapete che noi vaccinologi molto ci siamo formati alle scuole di igiene e medicina preventiva italiana, ma anche e soprattutto alla scuola del comitato consultivo dei vaccini inglese. Infatti la perdita da parte dell'EMA, degli esperti inglesi in vaccinologia, ha significato tanto balbettio nella gestione tecnico-scientifica della pandemia Covid. E non dico altro su questa questione. Sulle evidenze comparative non mi dilungo, ma puntualizzo il concetto che i Fluvax potenziati vanno utilizzati negli over 65 da raccomandazione. Che significa la raccomandazione? Che significa appropriatezza dei vaccini antinfluenzali in rapporto all'età, allo stato di salute, alle precedenti vaccinazioni, alle precedenti contatti con i virus influenzali? Significa che questa raccomandazione finalmente è l'inizio di un concetto di appropriatezza, perché adesso si parla tanto di appropriatezza, però poi quando scendiamo nell'aspetto logistico-organizzativo delle gare regionali, alla fine non abbiamo riscontri effettivi, come è avvenuto per esempio per la Regione Lazio, dove da anni noi gestiamo questa campagna utilizzando in primis il concetto di appropriatezza, e anche e soprattutto l'adesione completa e massiccia e professionale da parte dei medici di famiglia, che rappresentano gli attori principali della campagna di vaccinazione nell'età anziana.
Ovviamente non posso non accennare al concetto di cosomicrazione. Io ho già detto che il calendario nell'età anziana ormai è molto affollato, quindi questo concetto della cosomicrazione come attività efficace, sicura e routinaria è importante. Tutti i vaccini antinfluenzali possono essere cosomministrati con tutti i vaccini Covid, ma anche con i vaccini antipneumococcici, col difitetano pertosse e successivamente, tra qualche mese, anche con i vaccini RSV che sono stati autorizzati da MFTD, e vi ripeto, ve ne sono due dei vaccini, un monovalente adiuvato con un sistema adiuvante che è la S01 e un bivalente nei confronti del sottotipo A e del sottotipo B dell'RSV. Quindi questo è un concetto che sicuramente dovrà essere visto, ponderato, acculturato e soprattutto praticato negli studi dei medici di medicina generale. Io qui ho messo le ultime raccomandazioni ACIP per quanto riguarda la cosomministrazione, perché sicuramente questo è un messaggio culturale, perché la cosomministrazione, ripeto, è una pratica sicura, efficace, e non aumenta a livello clinicamente evidente il concetto di reattogenicità sia a livello locale o sistemica da questo punto di vista. La Regione Lazio adesso è un punto, anche perché adesso abbiamo una nuova amministrazione, abbiamo una nuova gestione, noi collaboreremo alla grande per far sì che le vaccinazioni rimangano quello strumento formidabile della sanità pubblica laziale, quindi appropriatezza per quanto riguarda il vaccino antinfluenzale e coinvolgimento dei medici di famiglia per quanto riguarda gli attori principali. Io perché parlo di dimensionamento? Perché molte volte sembrano cose calate dall'alto, ma anche il dimensionamento delle tipologie dei vaccini corrisponde a un razionale tecnico-scientifico. Noi, come vedete, abbiamo 835.000 dosi di vaccino potenziato, 760.000 adiuvati e 75.000 dosi di vaccino ad aidose. Teresa ha spiegato bene quali sono le modalità. Però è chiaro che noi l'anno scorso abbiamo avuto, in base ai nuovi dati ISTAT del Ministero della Salute, una copertura vaccinale degli over 65 al 60.2. È chiaro che quei numeri ci permetteranno, se voi lavorate bene, di arrivare a un aumento della percentuale del 5%, quindi dal 60 al 65. Lo stesso vale per il Live 4, che è un vaccino appropriato per la fascia pediatrica, dal 17 al 22%. Per quanto riguarda i numeri del vaccino quadrivalente da cellule e il vaccino quadrivalente da dosaggio standard, noi ci proponiamo un aumento della copertura del 10% del numero dei vaccinati. Vedremo se riusciremo a ottenere questi risultati. Io lo spero, però vi annuncio che la fatica da vaccino, legata anche a una cattiva gestione della pandemia, anche se devo dire che gli italiani hanno risposto benissimo per la vaccinazione Covid, è chiaro, prima, seconda, terza, se arriviamo al second booster c'è un'adesione bassissima, e io ritengo che purtroppo anche questo nuovo monovalente XBB.1.5 non avrà l'accettazione da parte del pubblico. Bisognerà lavorare bene, ma soprattutto voi adesso starete per firmare l'accordo regionale, sicuramente lo spero anche più vantaggioso, e qui c'è Giovanni, perché lo applico, dove significa, e vi dico alcune cose che voi conoscete, come la penso io su questa questione. Maggiore remunerazione economica? Sì, basta con questa ipocrisia che se io faccio un lavoro in più non mi devi pagare. Non dico dove. Sapete quanto prende un medico di famiglia tedesco su una vaccinazione? 38 euro. Non ce lo dica. No. Io ve lo dico soltanto per no, ma qui, siccome noi siamo legati, quindi sì, alleggerimento del carico burocratico. Perché sul medico di famiglia è come su un imputo sulle vostre teste, in cui si scarica qualunque tipo di aiuto da parte delle ASL, dei distretti,
Le ASL devono lavorare di più per facilitare i professionisti che sono sul campo. Non soltanto. Lo so. Allora, vi ripeto, la filosofia che dovrebbe essere vincente è questa, perché anche nella distribuzione dei vaccini, voi lo sapete benissimo, qui c'è Alberto, c'è Giovanni, c'è Francesco, c'è Maria, anche sulla distribuzione dei vaccini Covid, vi hanno fatto impazzire. Un flaconcino, due flaconcini. Questo deve essere superato se si pretende da voi una maggiore volontà di contribuire alle coperture vaccinali. Questo è il discorso reale da fare assolutamente. È chiaro che voi, ripeto, l'approccio personalizzato ce l'avete voi, non è che ce l'avete. Però io penso che adesso è cambiata l'amministrazione, sicuramente bisognerà lavorare in questo senso, tutti insieme, nel senso di una condivisione. Su questo noi non possiamo tornare indietro, perché quando qualcuno paventa il monovalente XBB1.5 possa essere fatto dalle ASL, mi vengono i capelli bianchi dritti, perché di che cosa parliamo? Non possiamo certo riaprire gli hub, perché sono stati di un costo enorme, di una voragine senza precedenti e senza fine. Sicuramente nella fase iniziale della pandemia doveva essere fatto così, ma per quanto riguarda la Regione Lazio, che io ho seguito benissimo, la vostra integrazione, la vostra condivisione, la vostra partecipazione deve essere garantita in maniera possibile, ma voi dovete essere aiutati nella logistica organizzativa, perché senza di questo non si può uscire pazzi, perché voi date il vostro contributo, ma professionale, ma non è che potete essere inseguiti da quel famoso mettere senza dare una risposta. Da questo punto di vista io penso che adesso c'è, anche se sarà un ricambio generazionale, arriveranno nuovi medici di famiglia, ma anche nelle ASL stanno arrivando nuovi giovani, quindi una nuova mentalità più professionale, meno burocratizzata. Chi lo dice? Uno che ha lavorato per 40 anni nelle ASL. Quando a me viene fuori qualcuno, io mi sono sempre opposto, per quanto possa valere, a dare adito a quel progetto assurdo, inverosimile, che soltanto un burocrate della Genas poteva partorire, che è la dipendenza dei medici di famiglia. È una follia, un'assurdità. Opponetevi assolutamente, perché voi siete medici scelti dai pazienti. La dipendenza significa tanti vantaggi, ma tantissimi svantaggi, soprattutto per il cittadino, che rimane alla base della vostra attenzione. Questi sono i concetti che anche le nuove leve dei medici di famiglia devono avere ferme, e devono essere comunque il faro che tutti voi dovete avere da questo punto di vista. Ovviamente qui nel 22-23 un accenno, ne ha già parlato molto bene, voi avete dato una performance incredibile. Sì, ancora un paio di minuti. 1.070.000 dosi di vaccino anti-influenzale somministrate. Quindi chi ha ancora qualche dubbio deve assolutamente scomparire. I numeri sono più forti. È chiaro che sulla copertura vaccinale sull'over 65 abbiamo qualche difficoltà, siamo crollati di 7 punti, ma ancora l'anno scorso siamo ancora, non abbiamo migliorato, ma siamo scesi un pochino da questo punto di vista. Un cenno sul Covid, perché ovviamente voi sarete catapultati in una battaglia sul territorio. Questo è il panorama al 2 settembre americano e a oggi dell'SDC. Come vedete, le nuove varianti sono subentranti. È chiaro che la caccia alle varianti è una strategia temporalmente imperfetta. Il progetto Next Gen, che affida miliardi di dollari, io spero, a nuovi vaccini di Next Generation, sicuramente è un discorso che nei prossimi anni ci darà un vaccino a prova di varianti, anticorpi monoclonali che funziona, perché non dovete dimenticare che il 2% della popolazione mondiale risponde male ai vaccini, qualunque tipo di vaccino. A mRNA, proteici adiuvati, vaccini a virus inattivato, vaccini a vettore adiuvato, e in quei soggetti sicuramente avere a disposizione
nella profilassi e preesposizione un anticorpo monoclonale sicuramente è un vantaggio da questo punto di vista. Ok, voi sapete già tutto sulle nuove varianti, la ultima, la EG5, e ancora l'altra, la B2.6, ma l'ottimismo c'è, i dati delle due grandi aziende e dell'altra azienda che produce il proteico, ma soprattutto delle due aziende che producono i vaccini mRNA, sono confortanti. C'è un grande ottimismo perché comunque il monovalente XBB15 è più allineato con le varianti attualmente circolanti, quindi dà una maggiore protezione nei confronti degli esiti gravi del Covid. Ripeto il concetto fondamentale, ecco perché vaccinare gli anziani e gli immunocompromessi, perché rispondono di meno alla vaccinazione e hanno una maggiore frequenza di esiti gravi della vaccinazione. L'ultimo dato dell'Istituto Superiore di Sanità, vedete che comunque c'è un dato complessivo a livello mondiale di una diminuzione, e voi lo vedete nei vostri studi, però è molto importante riuscire a armonizzare la vaccinazione Covid all'interno del piano di immunizzazione nazionale. Noi finalmente al 21 agosto è stato pubblicato con tante difficoltà il piano di prevenzione vaccinale, che spero possa essere trasformato rapidamente in un piano di immunizzazione e soprattutto con un calendario vaccinale che adesso è emendabile mese per mese, e oltre alle immunizzazioni attive a un completamento, perché ripeto questo concetto, il calendario vaccinale 23-25 è stato poco toccato perché eravamo molto sotto le forche caudine del MEF, e sicuramente non aver inserito tanta innovazione tecnologica ci ha permesso comunque l'approvazione del piano da questo punto di vista. Quindi vediamo. Allora, il primo vaccino a mRNA che è stato approvato dall'EMA è il Comirnaty, adesso vedremo l'approvazione degli altri, però ripeto, oggi come oggi si parla di strategie, ma non abbiamo ancora chiaro quando saranno disponibili realmente i vaccini Covid. Perché che cosa succede? E finisco. Noi abbiamo, tra qualche giorno ci sarà pubblicata la determina AIFA dei vaccini antinfluenzali, quindi da quel momento qui teoricamente potrebbe essere disponibile, sono già presenti nei frigoriferi delle aziende e possono essere sicuramente gestiti, distribuiti negli studi di vaccini dei medici di famiglia. Però sui vaccini Covid attualmente non abbiamo. Abbiamo una bozza fatta dalla più grande azienda che diciamo, tanto non è che Pfizer, in cui si è visto la distribuzione. Però ecco, se voi vedete quella bozza che è in evoluzione, praticamente i vaccini Covid sono la metà dei vaccini antinfluenzali messi a disposizione di tutti i medici di famiglia. Quindi dovremo sicuramente cercare di trovare una soluzione operativa rapida su questa questione. Concludo. Per quanto riguarda i vaccini antinfluenzali, io sono assolutamente, penso che rapidamente, in un futuro che è domani, noi avremo altri vaccini con piattaforme diverse, sicuramente migliori, sicuramente i cosiddetti vaccini universali, che ci permetteranno di ridurre anche il concetto di riformulazione annuale, che comunque sono dei costi che noi potremmo dedicare sicuramente anche alla gestione del nostro servizio sanitario. Però ripeto il concetto: vaccinare, dedicare le nostre energie in particolar modo agli anziani, agli over 65 e ai pazienti fragili e immunocompromessi, che la vaccinazione Covid finalmente ci ha permesso di concedere. E poi spingete al massimo sull'infrastruttura digitale. In questo la Regione è più sensibile rispetto a prima, ma deve far sì che la disponibilità dell'accesso alla VR regionale sia fatta il più rapidamente possibile, di modo che il medico di famiglia non sia più cieco sulla storia vaccinale dei propri pazienti. Deve avere l'accesso, di modo che, ok, la registrazione alla vaccinazione nell'ambito di una anamnesi vaccinale legata alla presenza dei dati dei vaccini precedenti. Vi ringrazio per l'attenzione. Perfetto, grazie Roberto, come sempre molto molto stimolante. La dottoressa Stirpe deve fare una domanda, una gliela concediamo, dai. Scusate, allora sentito prima dalla dottoressa Sinopoli che ricorda attenzione alla domanda della vaccinazione precoce degli anziani istituzionalizzati. La mia domanda è: qual è la
durata della copertura vaccinale. Allora, e questo è uno degli altri punti deboli che io tanto cercato. Piero, il microfono. Eccolo. Sì. Allora, la durata della... e questo è un altro dei punti deboli. Per qualunque altro vaccino di una malattia, per una malattia prevenibile da vaccino, se la durata fosse misurata in mesi, sicuramente non avrebbe ottenuto mai l'autorizzazione. Questo è il dato. Ma il dato ancora più importante è che nell'ultimo lavoro pubblicato negli Stati Uniti, l'efficacia nei confronti dei ricoveri diminuisce circa del 10% al mese. Ecco. Quindi ecco perché non possiamo mai indicare un optimum. È ovvio che noi dobbiamo vaccinare il meglio possibile. È chiaro che la metà di ottobre, il 20 ottobre, è diciamo il tempo ottimale per riuscire a vaccinare. Però questo dipende da tantissimi fattori, anche dal fatto stagionale della circolazione dei virus influenzali. Quindi questo è un discorso. Ecco perché utilizzare sempre vaccini potenziati negli anziani, che comunque diamo una maggiore copertura. Su questo non ci sono dubbi, però tu tocchi un punto dolente dei vaccini, degli attuali della vaccinazione. Ripeto, i virus influenzali sono una vera sfida per la vaccinazione. Come Piero. Però io spero che con le nanobiotecnologie moderne noi riusciremo ad avere rapidamente vaccini cosiddetti universali. È una sfida enorme, ma già l'Istituto di Malattie Infettive degli Stati Uniti è molto avanti sull'utilizzo di questi vaccini e probabilmente arriveranno nel giro di qualche anno. E io lo spero. Grazie Roberto. Sì, una prova al volo e poi... Tra i 60 e i 64 anni, se il paziente, come la maggior parte dei casi, si vaccina per l'influenza ed è veramente uno compromesso, è una cosa un po' aleatoria, ma ha delle vulnerabilità importanti per le infezioni diabetiche o respiratoria, utilizzare un potenziale l'adiuvato, assolutamente sì. Ma se voi leggete attentamente l'RCP, l'adiuvato, anche l'AIDOIS o il ricombinante possono essere utilizzati non solo per età ma anche per patologie sottostanti. Vi ricordo un concetto fondamentale che noi, la pandemia del Covid, ci ha fatto riconoscere, che l'età è il fattore, ma è il numero delle comorbidità. Questo era un dato che prima non tanto tenevamo dal punto di vista clinico. È chiaro che se un paziente c'ha il diabete, c'ha l'ipertensione, c'è una lieve insufficienza renale o una lieve insufficienza epatica, è chiaro che c'è un concetto di... Sì, ma anche nei soggetti immunocompromessi. Eh sì, bisogna leggere molto attenti questo discorso. Ripeto, e bisogna cercare comunque di allargare le conoscenze, perché in un soggetto fragile e vulnerabile l'utilizzo di un vaccino potenziato comunque è netta e più efficace rispetto all'utilizzo di un vaccino a dosaggio standard. Ripeto, per esempio in Canada, perché poi qui sono... ripeto, le aziende fanno la ricerca e fanno bene, perché ovviamente, però posso dire una cosa, gli enti regolatori sono nell'agenda delle aziende. In Canada per esempio è utilizzato e ha autorizzato un vaccino quadrivalente adiuvato nella fascia d'età tra 6 mesi e 23 mesi. Voi vi ricordate che i vaccini pandemici dell'influenza erano tutti adiuvati e venivano utilizzati a partire dai 6 mesi. Vi ho risposto. Grazie Roberto, poi dobbiamo andare un no, allora fluor, cioè al di sotto si può fare, ecco il rischio, anche perché spesso e volentieri in farmacia danno, dato credo che sia successo a tutti, il fluor anche a gente dei 25 anni che sarà comprato. L'esperienza personale negli anni è capitato spessissimo. Si è visto. Allora andiamo avanti, che effettivamente abbiamo ancora parecchie cose, siamo un pochino in ritardo. Do la parola, non so se la conoscete, alla dottoressa Maria Corongiu, in questo caso diciamo presidente di Fingeroma, con orgoglio. Maria, vai. Grazie. Allora,
Partiamo con una piccola nota Istat di quest'anno. L'Istat ha studiato un attimo la propensione ai comportamenti nei confronti della vaccinazione antinfluenzale e ha trovato quello che già abbiamo detto, ovvero che la quota di anziani vaccinati non ci siamo ancora, che non si vaccinano gli anziani con malattie croniche e quindi ancora peggio, e che un quinto degli anziani in cattive condizioni di salute teme i rischi della vaccinazione. Quindi guardate ancora come siamo un po' lontani dall'obiettivo. Qui vedete in questa, vediamo se riesco, ce l'abbiamo un puntatore, Giampiero, un puntatore, no, col mouse, vabbè. Allora, secondo l'Istat questi anziani per il 15% non sono informati dal medico, e allora mi è venuta in mente la diapositiva che aveva fatto vedere la dottoressa Sinopoli con l'istogramma della vaccinazione per il singolo medico, e avete visto che in effetti c'è una discrepanza assoluta. Quindi questo 15%, purtroppo temo, ti ringrazio infinitamente, purtroppo temo che ci siamo, e quindi dobbiamo lavorare parecchio nel riguadagnare questi soggetti. Tra l'altro questi soggetti è impressionante, perché quelli in cattive condizioni di salute asseriscono appunto di non vaccinarsi per motivi prudenziali per il rischio della vaccinazione. Quindi c'è ancora questa esitazione che fatichiamo a rompere. E guardate, addirittura nella seconda parte, dove parlano della presenza di malattie croniche, quelli ridotti peggio con più di due o più malattie croniche sono anche quelli che continuano a dire non mi vaccino perché ho paura, non mi vaccino perché temo gli effetti della vaccinazione. Quindi è un dato sul quale noi dobbiamo lavorare, perché veramente gli anziani sono quelli che per noi sono la categoria da tutelare in maniera la più completa possibile, eppure rimaniamo indietro, anche perché le vaccinazioni ci aiutano indubbiamente anche nella diagnosi differenziale, e la diagnosi differenziale sta diventando sempre più difficile. Comunque non mi dilungherò a lungo sull'influenza, che conoscete tutti benissimo, e quindi malattia respiratoria con forme diverse di gravità, pericolosa nei bambini e negli anziani, dove si rischia di avere complicanze importanti. Malattia stagionale, nel periodo invernale nel nostro emisfero, di solito benigna, autolimitante, e non ci sono particolari problemi. Si trasmette, come per le malattie respiratorie, con il contatto con le secrezioni respiratorie del soggetto ammalato. Il periodo di incubazione varia da 1 a 4 giorni. Ricordiamoci che gli adulti possono diffondere la malattia già dal giorno prima, pur essendo inconsapevoli di avere ancora la malattia. Però mediamente dura quei 3-4 giorni, la maggior trasmissibilità è nei primi 3-4 giorni della malattia. I pazienti con Covid anch'essi sono infettivi dal primo giorno prima dell'inizio dei sintomi, però ha una maggiore probabilità di diffondersi perché è maggiore il numero degli asintomatici, quindi lì è legata una maggior trasmissione. È ovvio che i bambini e le persone con malattie, deficit immunitari, immunocompromessi, trapiantati, cose del genere, sono i soggetti
che possono essere maggiormente contagiose. E ovviamente il fattore di rischio ne abbiamo già parlato, quindi non mi dilungo, adulti, donne in gravidanza, personale sociosanitario, residenti nell'RSA e quant'altro. Quello che forse ci può aiutare un pochino nella diagnosi differenziale è un fatto, l'esordio brusco che caratterizza la malattia influenzale. Questo è l'unico fatto, ma strano, sono andato a giocare a tennis, sono tornato a casa e mi è venuto il febbrone così d'improvviso. Molto spesso, no? I nostri pazienti esordiscono, io stavo benissimo, stavo a lavorare, no? E d'un tratto mi sono sentito malissimo. Ecco, quella è con tutta probabilità influenza e non un'altra cosa. E poi il resto sono i sintomi respiratori classici. Quindi mentre un tempo però eravamo guidati, febbre, un sintomo respiratorio e un sintomo sistemico, facevamo diagnosi subito influenza, oggi non è così in presenza di Covid. Allora, uno studio pubblicato recentissimamente ha cercato di capire il profilo dei sintomi, trovando che la tosse era più comune nell'influenza, che la febbre in Covid sta sparendo, ora lo vediamo nel grafico, e quindi è maggiormente presente nell'influenza, e vi faccio vedere, ecco il grafico. Prendiamo solamente in considerazione la linea rossa, che è COV, e la linea blu, che è influenza. E come vedete abbiamo la linea rossa, la stanchezza si manifesta ancora maggiormente in COV. Il mal di testa è più presente nell'influenza. La febbre, che prima, nelle prime ondate di Covid, vedevamo più di frequente, ora, se ci fate caso, non c'è. Si è abbassata con le varianti Omicron, la febbre è scesa a circa un 20% di probabilità che si facciano la febbre. Allora, anche questo, il febbrone ci deve guidare su una diagnosi di influenza. La tosse è più presente nella influenza, il mal di gola è, diciamo che è presente uguale sia nell'influenza che nella COV. È cambiata la COV, quindi anche qui non pensiamo più come un tempo e ci regolavamo sulla perdita del gusto, dell'olfatto. C'è, lo vedete che c'è in effetti, però è poco, ha perso molto come sintomo. Rimane la tosse fondamentalmente, e teniamo anche presente che mentre prima nella forma ancestrale, nella forma alfa e delta, l'attacco era sulle vie respiratorie inferiori, adesso l'attacco sulle vie respiratorie superiori, e questo fa la differenza, ed è questo che consente forse un minore stress delle strutture. Anche se io mi preoccupo sempre, scusate se ve lo dico, ma poco fa ho letto la nota del sottosegretario Gemmato, che rispetto agli aumenti dei contagi dice: ah no, non creiamo allarmismo, in fin dei conti l'OMS ha detto che la pandemia è finita. Scusate, una persona del genere non dovrebbe stare alla sanità, perché la pandemia l'OMS non l'ha mai dichiarata finita, ha dichiarato finita l'emergenza. È diverso, l'emergenza è quando si pongono sotto stress i sistemi sanitari. Quindi quello se ne siamo usciti fuori, ma non siamo usciti dalla pandemia. Quindi mi premeva darvi questo messaggio, non confondiamoci sulle cose, che la malattia c'è. Allora, all'esame obiettivo, inutile ve lo dico, lo sapete benissimo come si presenta il paziente, tutto bello, arrossato, congesto, gli occhietti non si vedono più,
è stanco, c'ha la febbre e quindi va bene. All'esame obiettivo voi non vedete, non sentite molto, a meno che non cominci anche a entrare una complicanza, allora potete sentire qualche rumore, altrimenti normalmente in un'influenza normale non sentite niente, anche se fate degli esami del sangue non c'è manco nulla nella conta leucocitaria. A volte il paziente, e questo pure ci può guidare, ha un po' di linfadenopatia, il faringe arrossato, ma questo purtroppo è presente in tutte le malattie respiratorie. Negli anziani il quadro si presenta un po' diverso per un fenomeno di immunosenescenza, quindi rispondono male, la risposta infiammatoria è debole e quindi manco fanno la febbre, per cui non ci possiamo regolare sulla febbre in un anziano. Quando i figli chiamano e ci dicono mio padre non si riesce ad alzare dal letto, c'ha la febbre? No. C'ha la tosse? Ma due colpetti, guardate che quella è un'influenza fatta bene e anzi forse sta già facendo le complicanze, perché l'anziano non vi fa la grossa sintomatologia neanche a livello di sistema maggiori, e poi sono in genere portatori di patologie croniche, normalmente peggiorano tutte durante il decorso influenzale, e quindi teniamolo bene. Allora, tanto per focalizzare, la durata è circa 5-7 giorni con febbre, sintomi respiratori e sistemici, in seconda giornata c'è l'acme, perdura altri pochi giorni, dopodiché ci si avvia a guarigione nel limite dei 10 giorni in genere. Se il paziente richiama dopo 3-4 giorni e dice la febbre mi era sparita ma ora mi è ritornata, allarmatevi. Se la febbre non è sparita e perdura e continua a perdurare, allarmatevi, perché sta insorgendo una complicanza. La complicanza può essere lieve, va bene, una sinusite, ma può essere grave, può essere una polmonite. Quindi attenzione a questo, perché poi l'anziano specialmente si deteriora in tempi rapidissimi. Tant'è vero che più del 14% poi degli anziani viene ricoverato perché si associa la polmonite. Le complicanze possono essere appunto da più lievi a più gravi, possono andare appunto alla sinusite e alla polmonite, ma ci possiamo avere anche una miocardite, possiamo avere insufficienza respiratoria, possiamo avere l'encefalite, quindi in tal caso dobbiamo ricoverare. I criteri per ricoverare è bene che noi li teniamo sempre ben presenti, perché ci possono salvare davvero la vita del paziente. Quindi noi dobbiamo stare attenti in tutti i pazienti, è ovvio, ma maggiormente quando abbiamo di fronte un soggetto di oltre 65 anni o che abbia patologie importanti, concomitanti, che abbia una frequenza respiratoria superiore a 30 atti al minuto, che manifesti una caduta pressoria improvvisa, che abbia una frequenza superiore a 125 battiti per minuto, lì allertatevi, perché la situazione sta degenerando. Non vi fidate della temperatura. La temperatura è un elemento davvero molto incostante nell'anziano, però di fronte a una febbre che scende troppo o sale troppo, è evidente che qualcosa sta succedendo. Un altro elemento un po' chiave dell'anziano con l'influenza è il fatto che si disorientano rapidamente. Questo lo vedete tutti, andate a casa e trovate che quello vi guarda sperduti, che non sa manco più chi siete voi. Quindi no, guarda i figli, sono disorientati. E allora dovete tenere presente che quello non è che sta a fare teatro, poverino, è veramente sta male.
Allora, l'unica maniera per ridurre un po' tutto questo disastro, quindi morbilità, morbosità, complicanze e mortalità, sono appunto le strategie vaccinali, e su questo è chiaro anche il messaggio che ci ha dato Roberto. Le coperture sono ancora troppo basse. Sì, avevamo raggiunto, come vedete, nel 2020 stavamo andando un po' su, non c'erano vaccini Covid, non c'era niente, la gente ok, mi proteggo in qualche maniera, ma e lì abbiamo avuto, quindi vuol dire che la capacità c'è sia tra di noi probabilmente che nella popolazione, ma la dobbiamo reintercettare, perché purtroppo è ricaduta. E anche rispetto all'anno scorso, noi anzi nella regione Lazio, e questo è un vanto per noi, perché rispetto agli 11.900.000 abitanti vaccinati in Italia, noi abbiamo vaccinato 1.230.000 persone, non intendo tutti i sistemi, ma come vedete siamo la prima in Italia, perché la Lombardia ha 10 milioni di abitanti, quasi il doppio nostro, e non ci ha superato rispetto al nostro, quindi veramente abbiamo vaccinato bene, però non basta. Abbiamo vaccinato come medici di famiglia per 1.070.000, l'anno precedente avevamo vaccinato già un po' di più, per carità, da virgole, ma anche le virgole contano, siamo scesi, quindi la paura è che quest'anno sia ancora peggio, quindi noi dobbiamo fare il possibile per contrastare possibilmente questo trend. Le vaccinazioni a domicilio, che sono davvero la nostra caratteristica principale nella campagna antinfluenzale, e peraltro so che siamo anche una delle poche regioni che offre i dati certi sulla vaccinazione antinfluenzale a domicilio. Allora, nel 2019 noi abbiamo vaccinato, abbastanza tranquillo, abbiamo vaccinato a casa 65.000 anziani in 3.500 medici, questa era la proporzione. Nel 2020 noi abbiamo vaccinato 107.000 persone, con una forza lavoro, erano 3.000, un po' di meno nella 19. Nel 2020 3.400 e passa medici sono andati a casa a vaccinare. Quando leggiamo, sentiamo dire che i medici non c'erano durante il Covid, signori, questa è la risposta. Noi andavamo a casa, quindi tacessero, perché veramente si fa vergogna, loro si fanno vergogna, non noi, che ci siamo comportati benissimo. E come vedete 107.000 non sono pochi. Chiaramente nel 2021 siamo scesi a 84.000, come forza lavoro avevamo in campo 3.500 medici, quindi i medici hanno continuato l'impresa del 2020 come numero. Come vedete le classi di età sotto i 65 sono le persone con forte disautonomia, disabilità, giovani ma disabili. E sui 65 abbiamo vaccinato 10.000 persone, ma il grosso è i 65.000 anziani sopra i 75, e l'anno scorso sono aumentati a 68.000, quasi 69.000, quindi abbiamo un pochino affinato sulla categoria oltre 75 anni e abbiamo vaccinato un pochino di più, mantenendo gli stessi medici, 3.460. Quindi come vedete la vaccinazione a domicilio va bene, però rispetto ai 107.000 qua me ne mancano 20.000, quindi un ulteriore salto va fatto anche nella vaccinazione domiciliare. E in questo siamo
in linea perfettamente con quello che sarà il piano dell'intesa Stato-Regioni sul piano nazionale sulle vaccinazioni, dove l'intesa si focalizza anche sull'aspetto del avvicinare la vaccinazione al cittadino, ma l'abbiamo detto finora tutti questo, no? Quindi noi ce l'abbiamo estremamente chiaro, ora è scritto, e quindi offrire la vaccinazione nei diversi ambiti di competenza, che può essere il ricovero, può essere l'assistenza domiciliare, può essere la casa di riposo, può essere tutto, dovunque sia un paziente in quelle condizioni, là bisogna andare e agire. Il protocollo operativo vi è già stato detto, io rimarco solamente, perché l'anno scorso con l'introduzione del vaccino potenziato ad alto dosaggio Influenza, rimanemmo un po' sorpresi, non conoscevamo il vaccino e quindi non sapevamo ancora un po' manco dove posizionarlo, come, a chi farlo, e quindi abbiamo risposto, ricordo, a diverse richieste dei colleghi che ci chiedevano dove lo faccio, a chi lo faccio, come. Allora, la nota della regione è molto chiara: per le persone da 80 anni in poi ad alto rischio, istituzionalizzate o vaccinate a domicilio. Però ricordo anche l'indicazione del dottor Ieracci, che ci dice: valutate sempre la situazione del paziente, leggetevi la scheda tecnica e seguite la scheda tecnica, perché mai nessun giudice ci condannerà se seguiamo la scheda tecnica. E quindi il tuo convegno viene opportuno, vaccini in legge, vi ricordo, è importante, perché la dottoressa ha lanciato due messaggi, che il non fare è più pericoloso del fare a volte, quindi attenzione, perché voi se non fate una vaccinazione e un domani vi fanno una denuncia, vi dico: perché non hai vaccinato mia madre per l'influenza? Perché non hai vaccinato mia madre per la polmonite? Cosa gli dite? E il giudice lì qualche problemino sicuramente ce lo fa. Quindi volevo ritornare un po' sulle Fluelda, per evitare che almeno questa sala sappia le cose. L'assegnazione è praticamente fatta dalla regione, quindi in base alla popolazione più o meno consistente dei pazienti in condizioni, come noto dal protocollo operativo, ci daranno le dosi necessarie ad andare a vaccinare a casa, fondamentalmente, perché questo è un vaccino riservato in un certo senso alla vaccinazione a domicilio. Vi ricordo anche che il Ministero della Salute li ha raccomandati, credo che sia la prima volta che accada, vero, che il Ministero raccomandi due vaccini adiuvati o potenziati ad alto dosaggio in questa maniera. Il Ministero ci ricorda anche che faremo appunto la vaccinazione anti-Covid. Dicono che a fine mese forse avremo qualche notizia in più. Loro dicono che l'approvazione di EMA e AIFA è prevista per fine estate, fine autunno, questo l'hanno detto il 14 agosto, e si prevede la disponibilità nel mese di ottobre, e ora vedremo. Sembra che, come hai detto tu, per fortuna funzioni, no? E questa è una bella notizia. È chiaro che l'obiettivo sarà sempre quello di tutelare le persone anziane, le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. L'offerta un po' mi sembra un po' fragilina personalmente, un po' fragilina, però vedremo come sarà. Intanto i cardiologi l'altro giorno nel loro congresso hanno finalmente
dato una raccomandazione forte alla vaccinazione antinfluenzale. E questo è un enorme passo avanti, perché se vi ricordate, molti anni fa, una decina di anni fa, noi lottavamo con i cardiologi per poter fare la vaccinazione antinfluenzale. Quindi cosa ci possiamo aspettare quest'anno? Allora, guardate, le striscette in nero tratteggiate, sia quella più grossa che quella più piccola, la più piccola è l'inesistenza durante la pandemia 2021. 21-22 la tratteggiata così, 22-23 è questa rossa in cui vedete che l'influenza è riemersa, no? Allora, cosa sta circolando e cosa ci possiamo aspettare che arrivi? Sicuramente arriva la H3N2, perché questo sta circolando in misura preponderante, e la influenza B. Però per fortuna Victoria e non Yamagata, che è un pochino più cattivella. Mi soffermo su un'ultima indicazione per vedere come dobbiamo vaccinare, sempre sulla strategia. Guardate, questi sono i picchi dell'influenza adesso nell'emisfero australe. E questa è la loro curva. Vedete un doppio picco, no? Nella totale, nella globale. Se andiamo a vedere, questo in azzurro scuro è l'influenza A, di tipo A. Quella più piccolina, che la striscia più piccolina azzurrina, che sorge dopo l'influenza A, è l'influenza B, e questo dai due picchi, quindi uno precoce. Qui l'anno scorso a dicembre eravamo in piena influenza, uno più tardivo di un mesetto circa, quella è la B, che tipicamente da noi arriva verso febbraio-marzo, e sono colpisce tendenzialmente i più giovani. Quindi quando vacciniamo, ricordiamoci, vacciniamo subito i soggetti fragili a domicilio, vacciniamo tutti i soggetti anziani oltre i 65 anni entro la metà di novembre, a dicembre vacciniamo tutti gli altri, perché così arriviamo a coprire i più giovani a marzo, febbraio-marzo, quando arriva l'influenza B. Altrimenti, quindi questo ci può anche aiutare nel gestire la campagna di vaccinazione. Spero di essere stata chiara. Vi ringrazio, non abbassiamo la guardia. Grazie Maria. Speriamo che non avvenga che ci danno gli adiuvati a dicembre, come è successo in molte ASL, e questo rientra nei problemi organizzativi. Fabio. Parla comunicazione. Vi volevo soltanto rammentare una cosa, una mia esperienza personale per quanto riguarda la vaccinazione Covid. Io l'anno passato ho avuto un problema con una mia paziente che è morta di Covid, perché il figlio che io ho visto per la prima volta nei giorni in cui avevo questa infezione, e non l'ho visto mai negli anni passati in cui ho curato questa signora, ha mandato una lettera contestando il fatto che io non avessi vaccinato per il Covid la madre. E quindi di fatto io ho dovuto rispondere alla ASL. La cosa che mi ha salvato, tra virgolette, ed è stata una cosa che io consiglio a tutti quanti, che sia la segretaria, che aveva ripetutamente chiamato la signora sollecitando la vaccinazione per il Covid, e sia il fatto che io abbia messo sul diario il fatto che la paziente con la data aveva rifiutato di fare la vaccinazione per il Covid, di fatto ha tolto le armi nel mani del figlio, che sicuramente dopo avrebbe potuto fare un'azione legale nei miei confronti. Se un paziente rifiuta di fare la vaccinazione, segnalatelo, lo mettete nel diario, che ci sia una traccia, perché in questa maniera dal punto di vista medico legale sicuramente è una sicurezza in più. In regione dovrebbe arrivare.
Vabbè, questo non l'abbiamo messo, mi pare, no? Non c'è stato nel protocollo, c'era qualcosa però. Nel protocollo sul Covid c'era, sull'influenza no. Vabbè, si può anche mettere adesso nell'ambito delle trattative, grazie per il consiglio, è vero. Se funziona la cosa in cooperazione, abbiamo anzi proprio al momento in cui viene trasmesso. Puntatore, questo non trovo più il mio. Che sì, noi ribadisco, all'atto della trattativa economica e organizzativa queste cose sono ben chiare, il problema poi è l'applicazione. Se l'applicazione non avviene, quindi come dico ai colleghi, invitiamo a registrare giustamente il vaccino entro poche ore dall'esecuzione, purtroppo anche dal punto di vista organizzativo ci sono state alcune ASL nel passato un pochino problematiche, diciamo, dal punto di vista della distribuzione. Il Covid è stata poi proprio noi, tu vieni a, sì, tu, sì, 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 è vero, è vero, è vero, e però c'è stata qualche interpretazione personale sul singolo flacone, ma insomma qui potremmo parlare ore e ore, però ecco, l'importante è la collaborazione. Direi di dare la parola all'amico Dario Manfellotto, che è a parte insomma past president della Fondazione Fadoi, primario eccetera, adesso sta nel board scientifico del Gemelli Isola, vecchio Isola di Berina, e ci parlerà di quella che poi tutto quello che abbiamo fatto fino adesso è vedere le vaccinazioni per evitare che vadano, non perché non ci fidiamo ovviamente dell'ospedale, ma comunque se non sovraccarichiamo l'ospedale tutto va meglio. Come no? Allora, perché penso che vada bene. Allora, in poche parole, non vedo mai in televisione una campagna efficace per l'influenza. Ci fu l'anno scorso in ritardo sulle televisioni il consiglio e ci fu un afflusso di gente che venne a studio. In televisione passa sul TG3 un'informazione generica su un aumento delle morti giovanili e all'ultimo chissà, forse per Covid o per influenza o per vaccino o per Covid. Quindi avere anche l'aiuto dei media, e non so chi dovrebbe attivare per fare in maniera tale che le persone si convincano della bontà della vaccinazione, per cui noi vacciniamo di più e vanno di meno in ospedale, dovrebbe esserci, non so chi può più spingere in questa... Intanto ci abbiamo dopo una relazione del nostro grande comunicatore sulle strategie comunicative intanto di Fingia Lazio. Ecco, quindi, ecco. Quindi lo faremo trasmettere direttamente in Rai. Dario, grazie. Grazie Alberto, grazie soprattutto Maria per l'invito, ormai tradizionale, sono veramente grato per darmi questo onore e questo piacere. Le complicanze arrivano in reparto. Io ho la fortuna di parlare dopo tre bellissime relazioni, dopo la tua lezione magistrale sull'influenza, che ho molto apprezzato, perché per una malattia che conosciamo così bene, riuscire a dare ogni volta spunti diversi, suggerimenti, frutto non solo della conoscenza scientifica, ma dell'esperienza pratica, no? che hai accumulato nella tua carriera, credo che sia veramente qualcosa di molto importante. Non ho conflitti di interesse per affrontare questo argomento e devo dire che è ovviamente molto puntuale questo appuntamento, non soltanto per la data che anticipa le epidemie influenzali, virali in genere del periodo autunnale e invernale, perché ci permette di ricordare cos'è stato il Covid, ma insomma se ne è già parlato tanto, quindi su tante cose passerò rapidamente, anche perché devo parlare prima del coffee break, quindi ecco, non è una cosa, io ho mi pare un'ora, no, che devo parlare di uno per uno, parlerò per un'ora, perfetto, ho 150 diapositive, quindi
però quelli che dicono, però le scorro rapidamente, ce n'hanno 200, non so come facciano, ma comunque va bene così. No, ma soprattutto ci tenevo a segnalare questo aumento che avete segnalato tutti quanti voi. Addirittura stamattina Repubblica dice autunno Covid, non è l'autunno caldo, ma è autunno Covid, più 44% di casi di Covid in una settimana, più 100 morti in una settimana. Diciamo che speriamo che non ricominciamo punte da capo, perché poi per gli ospedali questa è stata, come per voi, ma per gli ospedali, io parlo ovviamente da ospedaliero, è stata una situazione drammatica. Maria e chi le ha preceduto, Sinopoli e Roberto Ieraci, hanno parlato molto bene dei virus, della fisiopatologia, dei meccanismi di replicazione virale, quindi non perdo tempo su questo. Mi piaceva solo segnalare questa che mi ha sempre incuriosito, differenza fra infezione da Covid-19 e influenza. Questo caso, come lo chiama la letteratura in lingua inglese, il caso dell'infezione da herpes virus, che difficilmente o quasi mai la vedi nel paziente con Covid, mentre invece quella che popolarmente viene chiamata la febbre, no? L'herpes labialis, è qualcosa che attiene alla infezione influenzale. E sempre Maria aveva anticipato, dicendo questa riunione, un lavoro che è stato appena pubblicato da Giorgio Palù, che è presidente di AIFA, microbiologo di Padova, e che è un lavoro molto interessante, perché proprio sui meccanismi della infezione virale ha fatto una elaborazione molto interessante, che è quella di applicare la legge matematica del caos, che è il contrario della casualità. Il caos ha delle regole matematiche molto molto rigorose, quindi non è caos, si chiama Chaos Theory, è proprio la teoria matematica per la quale lui dice: guardate che cosa è successo con il Covid, il caos iniziale, qui si legge da destra verso sinistra, il caos iniziale, quindi questa grossa velocità di replicazione, questo tasso R che qui è alto e supera 4, è quello che rende conto dello sviluppo di ceppi resistenti e che si adattano all'ospite e che quindi rappresenta la causa della diffusione così rapida della malattia, fino a che questo tasso di replicazione, vedete, nel tempo non si esaurisce, scende sotto, eccolo qui siamo alla fine del 22 dell'anno scorso, scende sotto 1 e quindi arriviamo nella situazione di controllo della malattia. È uno studio appena pubblicato su Nature ed è, devo dire, particolarmente interessante per questa elaborazione nuova. Ma io vorrei rispondere rapidamente in questi 84 minuti che Alberto mi ha dato a tre domande: quando vaccinare, perché vaccinare, chi vaccinare. Allora, avete parlato benissimo, con molta maggiore competenza di quanto non ne abbia io, delle norme del nuovo piano vaccinale, quindi con tutti i dettami e le indicazioni che sono date dagli organismi nazionali e regionali, e facendo anche riferimento al DM77, ben noto a tutti quanti, che è quello che riporta appunto questo approccio integrato alla cura del paziente, alla prevenzione delle malattie, integrando la valutazione con le informazioni strettamente connesse alle misure di prevenzione, vaccinazioni e screening, quindi quello vaccinale, che è tutto all'interno dell'articolazione dei servizi previsti dal DM77, in particolare dagli ospedali e dalle case di comunità, che sono ancora in itinere, in via di attuazione, anzi rispetto a quelli che erano previsti si è arrivati a una riduzione già di un 20-30%, dai 1.400 case di comunità ai 400 ospedali di comunità già si è scesi di un 20-30%, con alcune difficoltà applicative, perché sono bellissime scatole, ma come si dice a Roma, ma chi ce va? Ecco, perché effettivamente ci devono andare i medici 6 ore a settimana, cioè, però lì è prevista nelle case e non degli ospedali la presenza H24, la guardia di notte, l'infermiere, il medico di notte, questo case di comunità, mentre negli ospedali è prevista la reperibilità, che è una cosa abbastanza bizzarra e abbastanza curiosa, che si sta discutendo, ecco, e adesso in fase di attuazione. Allora,
dicevamo chi vaccinare. Ecco, queste sono le categorie note, non perdo tempo per riparlarne ancora una volta, delle persone, dei pazienti che devono essere vaccinati, e questo è quello, visto che noi parliamo all'interno di norme, di regole che ci vengono date, è quello che dice anche l'OMS in una messa a punto di marzo del 2023. La cosa curiosa dell'OMS è che, riportando tutti gli schemi e le schede vaccinali relative a una serie di infezioni, vedete che quella, per quello che riguarda l'influenza, è ben precisata con tutta la tempistica dai bambini agli adulti. Quella pneumococcica invece viene lasciata bianca per quello che riguarda gli adulti, gli anziani. Quindi non è previsto a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità la vaccinazione antipneumococcica per gli anziani, per gli adulti. Cosa che è stata molto sottolineata e anche in qualche modo criticata, stigmatizzata da questo documento di consenso di Italia Longeva, coordinata dall'amico Roberto Bernabei del Gemelli e anche con Walter Ricciardi e altri esperti del campo, che hanno invece sottolineato l'importanza, perché 630.000 casi e 8.000 decessi per polmonite pneumococcica nella popolazione over 70 in Italia, quindi un impatto altissimo sulla salute degli anziani, che deve essere ovviamente contrastato con sistemi di sorveglianza, con processi organizzativi, con formazione, informazione e comunicazione, quello che la collega proprio adesso sottolineava per quello che riguarda l'influenza, ma che effettivamente formazione, comunicazione e informazione sono essenziali, perché la popolazione deve essere istruita e soprattutto stimolata ad andare incontro a questo importante percorso di profilassi. Perché vaccinare? Allora, intanto c'è questo aspetto che ritorna sempre agli aspetti, chiamiamoli fisiopatologici, ma che riguardano più strettamente gli aspetti microbiologici e virologici dell'influenza e delle regole che abbiamo detto del caos che si adattano, quindi a questa capacità che in inglese viene chiamato antigenic drift, questa possibilità di scappare in qualche modo con un cambio rapido di genetico del ceppo virale, e quindi di poter adattarsi a una situazione nuova e quindi diventare sempre più resistente. Questo è uno dei motivi per cui è la vaccinazione precoce che riesce a anticipare questi fenomeni ed evitare che il caos si acceleri, si automantenga e il virus cominci a entrare in modo prepotente nella popolazione. Quelle popolazioni che devono essere vaccinate, che sono quelle che vedete anche rielencate in questo documento dei CDC degli Stati Uniti, parlano dei fattori di rischio per insorgenza dell'influenza, ma anche delle complicanze, no? Perché Maria mi diceva le complicanze arrivano in reparto, e quindi a me questo interessa parlare. E molto bene Roberto Ieraci ha parlato del concetto di multimorbidità, di comorbidità, del numero di comorbidità, concetto che per noi internisti è una sorta di mantra, no? Viviamo di questo. Mi permetto di correggerti, non è un concetto geriatrico, io direi che è un concetto clinico, perché attiene alla nostra competenza e alla competenza del medico di medicina generale, perché chi più di voi conosce la complessità del paziente e della sua famiglia, quindi voglio dire, è un osservatorio privilegiato di grandissima importanza. Ma noi parliamo di multimorbilità o di fragilità, con una necessità di fare una valutazione clinica, e su questo sono molto belle le linee guida che sono state pubblicate qualche anno fa e ripubblicate adesso, coordinate da Graziano Onder, al quale anche io per conto di Fadoi, la società, sono ancora presidente della fondazione, sono past presidente della società, però presidente della fondazione. E abbiamo pubblicato proprio sulle linee guida per la multimorbidità e la fragilità, eccole, queste aggiornate, e quindi anche per la possibilità di intervento, cioè come ci dobbiamo muovere. Ma c'è un altro aspetto importante. Credo di stare a 10 minuti, vero? Un altro aspetto importante è un lavoro appena pubblicato su quanto contribuiscano la fragilità, lo stato cognitivo, le attività del vivere quotidiano e le comorbilità sugli outcome nei pazienti ricoverati oltre gli 80 anni
negli ospedali e nelle unità anche di terapia intensiva. Questo è un articolo molto interessante, perché che cosa segnala? Cioè, noi parliamo sempre del paziente che ha le comorbidità, però cosa pesa di più sugli esiti, gli outcome di questi pazienti ricoverati e sul rischio di ricovero? In realtà è la fragilità quella che pesa maggiormente. Comorbidità, stato cognitivo e attività del vivere quotidiano non impattano molto di più e non complicano la fragilità, per cui una valutazione molto semplice con la scala di Rockwood, che sono poche domande, e che dice che il paziente è molto abile, oppure sta bene, oppure comunque riesce a fare le cose, oppure vulnerabile, lievemente fragile, moderatamente fragile, eccetera, 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 ecco, è questa valutazione che impatta maggiormente. Quindi anche questo, nel paziente con l'influenza o a rischio di influenza o che sta in un ambiente dove ci girano i virus, circolano i virus, è un concetto che va tenuto assolutamente presente, e va tenuto presente per noi in ospedale, perché questi sono pazienti che divengono clinicamente instabili, e quanto più è complessa la situazione, tanto maggiore il rischio che ci sia un'instabilità, che ci sia una necessità di alta assistenza ospedaliera all'interno dei nostri reparti e una scarsa capacità di recupero funzionale. Ora, noi abbiamo sempre parlato molto delle complicanze, delle complicazioni, l'ho detto all'inizio, sono quelle che ci portano in ospedale e sono quelle ben note, e che sono le complicanze del Covid, sono le complicanze dell'influenza, cioè sono le complicanze dei virus cosiddetti respiratori. E perché avviene tutto questo? Roberto l'ha anticipato molto bene, ho molto apprezzato quella tua messa a punto, anche perché mi permette di tagliare molto su questo. Noi abbiamo dato un premio adesso al Congresso Nazionale FADOI, il premio ricerca FADOI, che l'anno scorso abbiamo dato al Nobel Giorgio Parisi, 2 anni fa a Tony Fauci, 3 anni fa a Piero Angela, 4 anni fa a Silvio Garattini. Premio di ricerca in medicina interna l'abbiamo data ad Alberto, per quale... No, no, non a te l'abbiamo dato, Alberto Mantovano, a te l'anno prossimo, però diamo quello regionale, va bene, facciamo così, anche se io il mio candidato ce l'ho, è Maria, cioè, scusatemi, voglio dire, infiammazione e immunità come metanarrazione della medicina. Ora, questo è un linguaggio un po' immaginifico, ma la metanarrazione è qualcosa che dal punto di vista narrativo è molto interessante, perché va al di là della narrazione, è quella che coincide con tutte le implicazioni di una narrazione, di un racconto. Tutto sommato è quello che facciamo noi, no? La nostra narrazione è una metanarrazione. E allora Alberto Mantovani ha fatto questa prima messa a punto, e poi soprattutto un articolo bellissimo che è stato pubblicato quest'anno su New England Journal of Medicine, che riguarda l'immunità innata umorale e le proteine della fase acuta, la quale, non mi dilungo, ma insomma passa dalla fase iniziale alla risposta immunitaria, alla risposta umorale a quella cellulare, e l'attivazione, la cascata di quelle citochine che diceva Roberto, e poi di tutti gli altri mediatori cellulari e umorali che intervengono e che rendono molto fragile il paziente, ancor più fragile se è un paziente fragile. Voglio dire, è banale dirlo, però è un concetto estremamente importante, e questo dal punto di vista molecolare e genetico Mantovani l'ha sintetizzato molto bene. E una messa a punto anche questa recentissima, la nostra Tiziana Ciarambino, che è un internista della FADOI Campania e che ha fatto questa revisione della letteratura sui fattori che influiscono la risposta ai vaccini nell'adulto, e sono fattori individuali che riguardano il sistema immunitario, la possibilità di ridurre le conseguenze delle infezioni, fattori generali, anche importante combattere la resistenza agli antibiotici, perché noi facciamo una profilassi vaccinica importante che riduce la prevalenza della sindrome influenzale, evitiamo anche quell'abuso e quell'autosomministrazione di vaccini che sono fra i primi
no? Le prime cause poi della resistenza antibiotica, e questo è assolutamente noto ed è una delle cose che dobbiamo assolutamente correggere. E un altro lavoro interessante, anche questo italiano, condotto in Puglia, è quello della copertura vaccinica influenzale in pazienti da 6 mesi a 64 anni, nei quali voi vedete quali sono le categorie di pazienti che hanno i più alti livelli di vaccinazione. Qui non riesco a leggere, quindi ecco, pazienti nei quali c'è un intervento chirurgico che è stato pianificato, guardate, siamo quasi al 50%, pazienti con insufficienza renale, malattia renale cronica con insufficienza renale, pazienti con HIV, pazienti con coagulopatie, e sono questi i pazienti che maggiormente hanno, vengono vaccinati, e c'è il più alto tasso di copertura vaccinale. Quindi la considerazione dell'alto rischio per questi pazienti è stata tenuta ben presente, anche se deve essere ovviamente implementata, e soprattutto quello che deve essere implementato è la possibilità di vincere questa inerzia, lo dicevi molto bene, l'inerzia a vaccinare, che è quella che frena, noi abbassa i tassi di vaccinazione, sui quali il ruolo non tanto nostro ospedaliero, che ovviamente abbiamo un ruolo minore nella popolazione generale, ma vostro. Guardate questo studio come ha dimostrato che un intervento con un'attività proprio di stimolo, di spiegazione, di informazione, abbia fatto salire notevolmente rispetto al gruppo di non intervento la percentuale dei pazienti vaccinati. Questo è l'assalto. Chi vaccinare? Vado verso la fine. Allora, vacciniamo perché noi sappiamo che le malattie cardiovascolari poi dopo un'influenza sono ovviamente molto molto più pronunciate, più prevalenti, e infatti questo articolo dello scorso anno dice è tempo di andare al lago, quindi muoviamoci al lago per fare prevenzione, pesa più la vaccinazione antinfluenzale delle statine. Ecco, questo è uno degli slogan che vengono riportati in questo lavoro, che dice la vaccinazione antinfluenzale anche come prevenzione secondaria dopo un infarto del miocardio. La vaccinazione antinfluenzale riduce notevolmente la ecco qui molto più di statine, beta bloccanti, ACE inibitori e sartani di quanto non facciano, appunto, i farmaci funzionano meno di quanto non riesca a fare la vaccinazione antinfluenzale, così come il rischio dell'obesità, altro aspetto importante. Le malattie cardiovascolari, l'influenza e l'obesità sono collegate sempre da questa serie di cascate e di meccanismi fisiopatologici, immunitari, complessi che abbiamo nel nostro organismo e che l'influenza mette in piedi, tanto più quanto maggiore è il peso del paziente. Altro aspetto, vedete, nei pazienti ospedalizzati, quelli nostri, abbiamo insufficienza cardiaca e ovviamente nei più anziani malattia coronaria ischemica, crisi ipertensive, shock cardiogenico, miocardite, pericardite, tamponamento cardiaco, che sono un po' più dei soggetti più giovani, però ecco, sono delle complicanze che molto facilmente insorgono nei pazienti ricoverati, così come sappiamo che erano, e le abbiamo viste, le complicanze cardiovascolari dei pazienti con Covid-19, e non soltanto quelle attribuite al vaccino Covid, legate prevalentemente al fenomeno delle miocarditi o delle pericarditi, ma noi abbiamo visto proprio scompenso e cardiopatia ischemica e sindrome coronarica acuta legata all'infezione da Covid-19. Malattia respiratoria, il danno alveolare diffuso, il danno alveolare diffuso che è questo qui rappresentato, è la premessa anatomopatologica e istopatologica della insufficienza respiratoria grave su base infettiva, ma non solo, anche su base, per esempio, nel paziente nefropatico oppure nel paziente con altre malattie complesse, nei quali l'alveolo va incontro a fenomeni degenerativi, si riempie di essudato e diventa un alveolo che non funziona più, non ventila più. È questo che abbiamo visto accadere nei nostri pazienti, è questo che abbiamo visto accadere nei reparti di medicina interna, ed è questo che abbiamo segnalato già alla fine del 2021, inizio del 2022, con una mia collaboratrice, che
segnalava questo aumento clamoroso. Vedete, qui siamo nel 2020, ecco, abbiamo avuto un enorme aumento nel quarto trimestre delle polmoniti ricoverate, ma già qui nel quarto trimestre nel 2019 io mi ricordo che noi vedevamo dei quadri radiografici che non avevamo mai visto, non ci spiegavamo, infatti mi dicevano: ma questo che è? No? Vedevamo la radiografia, facevamo la TC ad alta definizione e vedevamo dei quadri alla fine dell'ultimo trimestre del 2019. Io non ho mai visto una roba del genere, 40 anni di lavoro non ho mai visto una roba del genere, ed era appunto il Covid che stava arrivando. Questo noi l'abbiamo segnalato, e poi ovviamente rispetto al 20% di ricoveri per polmonite nel 2019, 2020 già 27, ed è stato il picco da questo punto di vista. Così come sempre con uno studio Fadoi che avevamo messo in piedi proprio per verificare gli eventi cardiovascolari in pazienti con polmonite comunitaria ricoverati in ospedale nei primi 3 giorni, guardate che cosa succedeva: c'era un evento cardiovascolare nel paziente già immediatamente ricoverato nei primi tre giorni del ricovero, e gli eventi durante il ricovero in ospedale erano molto molto superiori rispetto a quelli che accadevano se il paziente non veniva ricoverato. Le ultime 4 diapositive, questo è tema a me molto caro, una parola che io fino a qualche anno fa non conoscevo, il conundrum è l'enigma, no? Il mistero, una parola inglese poco usata ma molto bella, il mistero della malattia renale cronica e dell'invecchiamento renale. Questi sono 3 amici cari, Dick Lassock e Alexander Denich, che su questo hanno dedicato molto, perché segnalare che cosa succede nel rene dell'anziano, questo è qualcosa su quale dovremmo fare un approfondimento magari in un'altra occasione, perché è un tema bellissimo da affrontare. Perché il rene che invecchia è un rene necessariamente malato o è un rene soltanto vecchio, che quindi non è una vera e propria malattia renale cronica? E dire che un filtrato basso equivale to cure a una malattia renale cronica è qualcosa che attualmente viene abbastanza riconsiderata e ridiscussa, a partire da Dick Lassock che è Alexander Denich. Per le alterazioni funzionali relative all'età, vedete, sono questa ridotta autoregolazione renale, questa capacità a trattenere sodio, perché spesso il paziente anziano, Maria, fa un'iposodiemia, un'iponatremia, no? Lo vediamo molto spesso, perde questa capacità di autoregolare, così come perde la capacità di regolare l'equilibrio acido-base. E tu dicevi molto bene, il paziente lo vediamo confuso, il paziente ha l'influenza, ha questi meccanismi di autoregolazione, spesso sono iponatriemici, oppure vanno incontro a una forma di acidosi metabolica, e vediamo un paziente che ovviamente per questi motivi va incontro a uno stato confusionale acuto. Ma l'influenza in questo agisce anche nel ridurre il rischio di malattia renale cronica e di dialisi nei pazienti diabetici. Molti pazienti sono ricoverati, sono diabetici e possono andare incontro a un rischio legato anche a questo rene vecchio di malattia renale cronica, ma se sono vaccinati, questo è uno studio molto bello, il rischio è assolutamente più basso rispetto ai pazienti non vaccinati. Chiudo con questa diapositiva, che è un'intervista appena uscita a Peter Openshaw, che è un inglese, e come si dice a Roma mi ha fatto un core così questa intervista, perché facciamo le corna, gli scogli, però insomma non è proprio a lei, però è come dire, questa dottoressa Mayor che lo intervista dice: la prossima pandemia, a sentire lei, sembra inevitabile, purtroppo è inevitabile. Non sappiamo se sarà un virus influenzale, un altro coronavirus, magari qualcun altro, ma ci sarà un'altra pandemia. È una cosa che fa riflettere. Temo di sì. La differenza fra pandemia da Covid-19 e la prossima pandemia è che potenzialmente potremmo rispondere anche meglio, sapendo quello che può succedere. Prepararsi al peggio, sperare nel meglio. Con la vita moderna, le città sovraffollate, dobbiamo tenere alta la guardia. Chi è che lo diceva prima, mi pare? Roberto, dobbiamo tenere alta la guardia, continuare ad avere programmi di vaccinazione, dobbiamo essere in grado di rispondere entro 100 giorni, quindi circa 100 giorni, quindi circa 3 mesi. Perché questa tempistica?
è più o meno la tempistica che abbiamo con le nostre attuali piattaforme. L'obiettivo è fare le iniezioni entro 100 giorni circa. E in che modo la tecnologia mRNA può aiutare? Possiamo inserire le nuove sequenze virali, produrre un vaccino che ha ottime chance di funzionare in tempi brevissimi. Questa è la nostra opportunità migliore per prevenire future pandemie davanti a virus respiratori. Ovviamente noi speriamo che Peter Opeshow sia assolutamente pessimista, noi siamo, come dire, ottimismo della ragione, no? E pessimismo della volontà, no, il contrario, ottimismo della volontà e pessimismo della ragione. Le complicanze arrivano in reparto, speriamo che arrivino sempre meno, grazie soprattutto al vostro intervento sul territorio e vi ringrazio per l'attenzione. Credo che adesso, se c'è qualche rapidissima domanda a Dario, vedo Cristina che questa volta si astiene, quindi se c'è un caffè caldo, io direi una decina di minuti, poi recupereremo qualche cosa sicuramente con la tavola rotonda, penso. Di potrebbe